Siete d'accordo così? Certo. Bene. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Apriamo questo terzo ed ultimo incontro del seminario Storia in corso della Sisco. E, io avrò il compito di, insomma, di coordinare i tempi seguendo le indicazioni che ci siamo dati in modo da avere la possibilità di discutere, speriamo, e di intervenire tutti nelle tre ricerche che oggi caratterizzano il nostro pomeriggio. Come sapete, mi immagino, lo ripeto, se qualcuno di voi non fosse stato alle precedenti, io sono stato solo alla prima e non alla seconda, ma insomma ognuno avrà avuto, immagino, diverse modalità di partecipazione. Abbiamo organizzato in questo modo, con una presentazione da parte del dottorando di circa una ventina di minuti del suo lavoro, a seguire la relazione del discussant, già indicato nel nostro programma del pomeriggio, e poi faremo una discussione libera tra noi con replica del dottorando finale. Vi dico queste cose, diciamo, anche in relazione ai tempi, in modo da permettere, come immaginiamo, tra le 15 e le 18 di poter concludere i nostri lavori senza sacrificare la discussione e al tempo stesso dando a tutti la possibilità di intervenire. Cercherò, se necessario, di intervenire sui tempi, anche se un po' non è una cosa piacevole, ma insomma, purtroppo dobbiamo cercare un po' tutti di darci una mano, soprattutto con queste modalità del nostro nuovo tempo in cui viviamo. I tempi, delle connessioni sono diventati una questione importantissima. Allora, detto questo, inizierei. Abbiamo anche un'inversione, di ordine rispetto al programma, ma nulla di più che una slittamento rispetto a quello che ha indicato. Il primo dottorando è Francesco Cacciatore, che presenta il suo lavoro, la sua tesi dal titolo Il nemico alle porte, strategia americana e cover operation in Europa 1943-1960. Io pregherei Cacciatore di prendere la parola, di accendere il microfono. Il discussant sarà Marco Cuzzi. Come sappiamo tutti, mentre avviene la presentazione o l'intervento, spegniamo i microfoni in modo che l'audio possa essere il più possibile chiaro. Grazie. Francesco Cacciatore. Buon pomeriggio, mi sentite? Bene, grazie, grazie professor Gentiloni, grazie a tutti che sono intervenuti oggi. Dunque, la mia tesi di dottorato si propone di analizzare tramite uno studio comparato, appunto come dice il titolo, la strategia degli Stati Uniti in Europa nel primo periodo, in un periodo iniziale della Guerra Fredda e appunto all'incirca tra il 1943 e il 1960, nell'ambito però del rapporto tra covert operation, quindi operazioni segrete, e politica ufficiale, open policy making. Il mio lavoro di ricerca parte da due direttive principali, ovvero la prima è l'importanza del political warfare, la guerra politica, che insomma poi andrò a di cui andrò a parlare meglio in seguito, e delle sue applicazioni pratiche per la storia della guerra fredda. La seconda direttiva, invece, è la necessità di inserire l'operato delle agenzie di intelligence e le covert operation in una prospettiva che io ho definito di macro livello, cioè che tenga conto e faccia attenzione di quanto e come queste attività abbiano influenzato le dinamiche del conflitto, perché appunto questo lavoro di ricerca si inserisce certamente nel contesto della storia della guerra fredda, però ha una forte caratteristica di storia dell'intelligence. E quindi una delle questioni che mi sono posto fin dall'inizio è stata quella della rilevanza degli studi di intelligence per la storiografia della guerra fredda da un punto di vista più ampio.
Come vi dicevo, gli estremi cronologici del progetto vanno più nello specifico dal 1948 al 1962-63. Perché queste due date? Perché il 1948 è la data della prima applicazione pratica del political warfare, ovvero l'intervento della neonata CIA nella campagna per le elezioni politiche italiane dell'aprile del 1948 e poi come punto di arrivo l'inizio della presidenza Kennedy che, seppur breve, come ben sappiamo, ebbe però delle importanti implicazioni per la strategia di covert operation americana. Ora io passo a una veramente brevissima carrellata storiografica, saltando insomma le cose più note che sono certo tutti ben conoscono, qui in particolare il dibattito diciamo originale sulle origini della guerra, sul appunto il dibattito sulle origini della guerra fredda, e salto in realtà direttamente alle principali interpretazioni storiografiche che sono seguite alla fine della guerra fredda, quindi all'apertura degli archivi dell'ex Unione Sovietica, alla fine degli anni 80, inizio anni 90, quella che Federico Romero, che tra l'altro vedo tra i partecipanti, ha definito con molta efficacia la febbre degli archivi di Mosca in quegli anni, e quindi mi concentro appunto di più sulle interpretazioni che sono seguite a quel periodo. In particolare, come vi dicevo, dato che il mio interesse appunto verte molto sulla storia dell'intelligence e delle operazioni segrete, ho prestato attenzione a quello che alcuni storici hanno detto in proposito. In particolare, tra gli storici di riferimento che ho utilizzato per il mio lavoro, il primo a fare un utilizzo ampio e programmatico e sostanziale dei documenti dei servizi di intelligence fu Melvin Loeffler nel suo famoso lavoro del 1992, Preponderance of Power. E un altro altrettanto famoso è ovviamente John Lewis Gaddis, che in un articolo pubblicato nel 1989 intitolato Intelligence, Espionage and Cold War Origins, pose questa domanda fondamentale, secondo me, cioè did it mean something? Cioè a cosa è servito, cosa è significato? Qual era il senso di questa domanda di Gaddis? Cioè la sfida principale quando ci si approccia al mondo dello spionaggio e delle operazioni segrete non è stabilire se queste attività si siano svolte o meno, che è forse il lavoro più del giornalista che dello storico, ma collegarle a una storia di grande prospettiva e determinare quindi se le informazioni che noi possiamo ricavare dallo studio di questo mondo così complesso e così oscuro possono in qualche modo farci rivalutare le nostre prospettive su argomenti di grande importanza, cioè quello che appunto all'inizio ho definito macro livello. Il problema qual è? È che negli studi di intelligence e in particolare di storia dell'intelligence c'è la tendenza a concentrarsi troppo sul micro livello, ovvero utilizzare le fonti che l'intelligence ci mette a disposizione, o a volte che non ci mette a disposizione, anche di questo, insomma, si può parlare a lungo, utilizzarle per chiarire la comprensione dell'impatto che l'intelligence e le operazioni segrete, singole operazioni, hanno avuto su singoli episodi della guerra fredda, quindi micro livello. È questa ovviamente un'operazione utile e necessaria, però dal mio punto di vista credo che limiti in un certo senso troppo la prospettiva degli studi di storia dell'intelligence e invece dovremmo sforzarci di comprendere i vari modi in cui intelligence e covert operation hanno influenzato
indirettamente le dinamiche e le strutture di questo conflitto che chiamiamo guerra fredda. Dunque, come potete intuire dal titolo, la mia tesi prova ad analizzare la strategia utilizzata dagli Stati Uniti nel dispiegare il political warfare, le covert operation, eccetera, eccetera. Dunque, la teoria, diciamo, più recente con la quale mi sono confrontato su questo campo è la teoria cosiddetta del disordine strategico, ovvero una serie di storici, in particolare, cioè, soprattutto anglosassoni, in anni abbastanza recenti, hanno posto l'accento sul fatto che nella strategia degli Stati Uniti, appunto, siano prevalsi in quel primo periodo della Guerra Fredda, in particolare elementi di incoerenza strategica e mancanza di coordinamento. In particolare mancanza di coordinamento tra le politiche, appunto, diciamo, ufficiali prodotte e sviluppate a Washington nei centri di comando e le operazioni che venivano messe in campo e che in teoria dovevano servire a portare avanti gli obiettivi di queste politiche. Invece questa teoria ritiene che appunto ci fosse una mancanza di coordinamento tra politiche e operazioni e che quindi le operazioni si siano sviluppate in maniera priva di controllo, indirizzate a degli obiettivi che non è, per i quali non esistevano le capacità, obiettivi che erano irrealizzabili, quindi sotto questo punto di vista. In particolare ponendo l'accento su quello che succedeva oltre la cortina di ferro, ovvero alle operazioni dirette ai territori dell'Europa orientale, quindi i stati satelliti dell'Unione Sovietica e anche alcuni territori più occidentali dell'Unione Sovietica. Perché? Perché appunto secondo questa interpretazione le operazioni messe in campo in quei territori erano volte principalmente a destabilizzare quei territori, a attaccare il controllo di Mosca su quei territori e quindi provocare quello che una destabilizzazione del mondo sovietico, perseguendo quella strategia che è stata definita rollback, cioè di ricacciare indietro il potere di Mosca. Ora, questa interpretazione, diciamo questa teoria, si pone in contrasto con quella che è, diciamo, l'interpretazione che ormai possiamo definire classica, appunto, di Leffler e Gaddis, per esempio, che sotto questo punto di vista invece hanno visto, cioè hanno individuato una visione strategica degli Stati Uniti consistente e stabile sotto l'ombrello strategico del containment, vabbè, un'altra strategia molto, insomma, molto nota, molto conosciuta, un concetto insomma, che non mi soffermo a spiegare. Quindi la posizione, diciamo, tradizionale è quella appunto di una strategia comunque consistente e stabile sotto l'ombrello del containment, seppure certamente con alcune incongruenze al suo interno. La teoria del disordine strategico invece dice che non c'era questa consistenza, non c'era questa stabilità, ma c'era disordine. Arrivo quindi alla mia proposta interpretativa, che è quella di integrare in un certo senso queste due posizioni. In che modo? Dallo studio che io ho fatto personalmente su vari documenti di pianificazione degli Stati Uniti, in particolare quelli prodotti dal Policy Planning Staff e dal successore l'Operations Coordinating Board, che erano alcuni organismi creati dal National Security Council all'interno di questo complesso meccanismo burocratico che serviva appunto a decidere l'indirizzo strategico e politico della Guerra Fredda. Dallo studio di alcuni appunto documenti programmatici ho rilevato alcuni punti. E in realtà il political warfare, l'idea stessa di political warfare,
sin dalla sua creazione opera di George Kennan, prevedeva una enfasi molto forte sulla flessibilità, il concetto di flessibilità, che è fondamentale e che secondo me può essere utilizzato appunto per trovare un terreno comune fra le due impostazioni, le due teorie che vi ho presentato prima. Io ritengo che è vero che non esistesse una definizione chiara in quegli anni di un concetto strategico negli Stati Uniti, perché c'era l'obiettivo dichiarato era quello di ridurre il potere sovietico, ma non veniva specificato con quali mezzi questo potesse essere ottenuto. Questo siamo assolutamente d'accordo. Però quello che io, diciamo, ho rilevato è che in quegli stessi documenti che esprimevano questo concetto, si esprimeva anche il concetto che questo obiettivo di ridurre il potere sovietico era oltre le attuali capacità degli Stati Uniti e quindi non era realizzabile. Lo scopo di queste operazioni era di sviluppare queste capacità per un utilizzo futuro e poter adattare quindi l'approccio strategico degli Stati Uniti a seconda delle esigenze. Quindi c'era una forte enfasi su questo concetto della flessibilità che viene definito un concetto strategico provvisorio e flessibile. Quindi provvisorio perché non era considerato definitivo e flessibile perché doveva adattarsi alle varie situazioni. Quindi la mancanza di un concetto strategico non significava la mancanza di priorità strategiche. Quali erano quelle priorità? E questo è proprio, diciamo, il punto chiave del mio lavoro di ricerca e quello che io ho tentato di individuare tramite il lavoro che ho fatto. Dal mio lavoro, l'ipotesi che è emersa è che una di queste concetti chiave, queste priorità, fosse l'idea della minaccia posta, dalla minaccia militare posta dall'Unione Sovietica all'Europa. Mi spiego meglio. Dal punto di vista delle operazioni che sono state messe in campo a est e a ovest della cortina di ferro, le priorità erano le seguenti. A est bisognava prima di tutto raccogliere informazioni, intelligence sull'Unione Sovietica, sulle sue capacità e sulle sue intenzioni. E poi, dallo studio delle operazioni sul campo, è emerso che la priorità essenziale fosse quella di costruire un sistema di preallarme, che viene definito early warning, cioè avere una rete di agenti sul campo. Ricordiamoci che questa è l'epoca in cui non sono ancora state sviluppate la ricognizione satellitare e gli aerei spia, quindi ci si basava ancora su intelligence fatta da intelligence umana, human intelligence, quindi agenti sul campo, che equipaggiati con delle radio potessero avvertire tempestivamente l'Occidente di una mobilitazione delle truppe sovietiche. Questo era a est. A ovest, invece, quindi in Europa occidentale, un tipo di operazione che fu sicuramente una priorità erano le famose reti Stay Behind, che noi conosciamo ovviamente molto bene per la storia di Gladio, e che erano, come credo sappiate, delle reti segrete organizzate in preparazione per attività di resistenza nel caso di un'eventuale occupazione del nemico. Quindi, a collegare questi due tipi di operazione, che poi sono i due case study che io ho presentato nella mia tesi, uno appunto è Gladio, come rete Stay Behind, e un altro è sono le operazioni in Ucraina, quindi nella Repubblica Ucraina Sovietica. A collegare quindi questi due tipi di operazione era questo concetto, questa idea che l'Unione Sovietica avesse non solo i mezzi e le capacità per invadere militarmente l'Europa, ma avesse anche l'intenzione appunto di farlo. Ora, su questo punto è emerso, secondo me,
una riflessione chiave, ovvero, quindi, partendo dal presupposto che, secondo la mia interpretazione, alla base della strategia americana in Europa, in quel periodo, quindi diciamo durante gli anni 50 soprattutto, c'era questa idea della minaccia sovietica al continente, noi però sappiamo ora con certezza che quella minaccia, l'entità di quella minaccia fu esagerata in maniera significativa per quanto riguardava le forze armate convenzionali, ovviamente, e la loro capacità quindi di invadere con successo il continente europeo. Lo sappiamo da tantissimi studi che sono stati fatti in seguito, in particolare appunto quando sono stati aperti gli archivi di Mosca, ma non soltanto, anche su studi fatti sull'intelligence che gli americani avevano, sull'intelligence che la CIA aveva. Sicuramente, come dicevo prima, c'erano difficoltà a raccogliere informazioni sull'Unione Sovietica, però queste difficoltà vertevano più sulle intenzioni dei sovietici. In realtà è stato dimostrato che l'intelligence che gli americani avevano sulle capacità militari dei sovietici era abbastanza accurata. Quindi sapevano che l'armata russa non aveva le capacità o i mezzi per invadere con successo l'Europa. Però in pubblico veniva costantemente detto il contrario. Cioè nell'ambito pubblico della politica, nelle dichiarazioni dei politici, dei generali, eccetera, le forze convenzionali sovietiche venivano costantemente esagerate, cioè costantemente dipinte come migliori di quello che erano, più meglio equipaggiate, più pronte al combattimento. Quali erano le ragioni per questo? Erano ragioni appunto essenzialmente politiche. Ad esempio, esagerare le capacità militari dell'Unione Sovietica servì molto a creare supporto tra gli alleati alla creazione della NATO, alla politica di riarmo dell'Europa, ovviamente. Però ci furono anche dei fattori militari, perché una volta che la NATO era stata costituita, quella politica di riarmo che gli Stati Uniti chiedevano agli alleati europei entrava chiaramente in contrasto con il piano di recupero economico, con le priorità che appunto gli alleati europei avevano, che erano ben diverse da quelle di spendere soldi per il riarmo. A quel punto la sicurezza europea poteva dipendere solo da due fattori, che o uno schieramento di forze americane sul continente tale da bilanciare quell'immagine di superiorità sovietica che gli stessi americani avevano creato agli occhi dell'opinione pubblica, oppure la deterrenza nucleare. I vertici statunitensi, vista la limitatezza delle risorse a disposizione, ovviamente esclusero la prima opzione, no? E quindi decisero di non fare pressioni per creare delle capacità, delle forze che non sarebbero state, mettere in campo delle forze che non sarebbero state in grado di mantenere. Quindi continuare a dipingere un'immagine dell'Europa come indifendibile dal punto di vista degli armamenti convenzionali lasciava come unica alternativa l'utilizzo dell'opzione nucleare, della superiorità nucleare. Quindi, forse paradossalmente, una situazione di schiacciante inferiorità numerica, come era quella appunto che veniva, ripeto, dipinta in pubblico su queste le famose 175 divisioni dell'Armata Rossa pronte a invadere l'Europa, eccetera, eccetera, era utile in realtà, perché implicava che la superiorità numerica era tale che non c'era alcun motivo per addestrare, equipaggiare, mobilitare le forze statunitensi o per schierarle in Europa. Il passaggio dall'amministrazione Truman all'amministrazione Eisenhower accentuò questa tendenza, perché la strategia del New Look di Eisenhower, come è noto, provò a conciliare una diminuzione della spesa pubblica in ambito militare con il mantenimento dell'iniziativa americana su scala globale tramite l'enfasi sull'opzione nucleare e il concetto della risposta asimmetrica. E insomma, come disse il segretario di Stato Foster Dulles in un discorso del 1954, more basic security at less cost, cioè più sicurezza a un costo inferiore. E anche quindi a questo serviva quella rappresentazione pubblica delle capacità dei sovietici che appunto non corrispondeva alla realtà.
Secondo appunto quella che è la mia conclusione, la mia interpretazione, in questa discrepanza tra la realtà della minaccia sovietica e la sua rappresentazione pubblica si può trovare in maniera più chiara, si possono trovare in maniera più chiara quei fili che collegano la strategia americana di political warfare e covert operation in Europa occidentale e orientale del periodo che ho studiato. Quindi quella teoria del disordine strategico, secondo me, si può superare trovando, individuando questo tessuto connettivo che unisce i vari tipi di operazioni che sono state messe in campo con le decisioni politiche di Washington, e secondo me questo tessuto connettivo è proprio questa idea della minaccia sovietica e particolarmente la discrepanza tra la realtà di questa minaccia e la rappresentazione pubblica che ne è stata fatta. Perché appunto a livello delle operazioni, come dicevo, in Europa orientale veniva raccolta una parte dell'intelligence, delle informazioni che erano necessarie sulle capacità dei sovietici, che poi portavano appunto a un giudizio sulla minaccia all'Europa occidentale che era basato su questa previsione da worst case scenario. Quindi i sovietici possono facilmente invadere l'Europa. Questa idea porta in Europa occidentale allo sviluppo di operazioni come le reti Stay Behind, che appunto sono create proprio per l'eventualità di un'invasione nemica del territorio nazionale. Questo a livello delle operazioni. Invece, a livello più ampio delle decisioni politiche, quindi tornando al discorso iniziale che vi dicevo che lo studio di queste operazioni in sé è utile, ma deve servirci anche a interpretare meglio il macro livello, a livello delle decisioni politiche, secondo la mia idea, il collegamento è appunto su questo piano della discrepanza tra la rappresentazione pubblica delle strategie e la loro effettiva applicazione. Perché così come l'idea della minaccia militare all'Europa è frutto di una precisa volontà politica, così anche le strategie, le famose strategie del rollback e della liberation che caratterizzarono in un certo senso il periodo delle amministrazioni Eisenhower e in particolare l'azione americana in Europa orientale, in realtà anche quelle strategie furono più frutto della rappresentazione pubblica che della realtà. E per questo prendo in prestito una definizione coniata da Chris Tudda, che è uno storico del Dipartimento di Stato americano, che di recente nei suoi studi appunto sulla politica di Eisenhower ha coniato l'idea di diplomazia retorica. Che cosa vuol dire? Cioè, mentre negli incontri ufficiali con gli alleati o con i rappresentanti sovietici o nei discorsi rivolti al pubblico, sia Eisenhower che John Foster Dulles utilizzarono una retorica molto aggressiva, bellicista, che richiamava una politica estera globalista di impegno degli Stati Uniti attivo nel mondo, in particolare rivolta alle nazioni dell'Europa orientale e alle grosse comunità di emigrati che queste nazioni avevano in Occidente, quindi appunto l'idea della liberation, la liberazione dei popoli oppressi dall'Unione Sovietica, eccetera, eccetera. In realtà però in privato respingevano completamente l'idea di un conflitto militare diretto con l'Unione Sovietica. Quindi quella politica di liberazione dei popoli oppressi era appunto soltanto un'operazione retorica, mentre invece preferivano perseguire una strategia a lungo termine basata sugli strumenti ormai ben collaudati che già durante l'amministrazione Truman erano stati utilizzati con successo e che erano volti non a rovesciare il controllo sovietico sui satelliti dell'Europa orientale, come poteva sembrare in apparenza, ma in realtà soltanto a logorare il potere di Mosca in quei territori. Una strategia a lungo, lunghissimo termine, che però, visto insomma l'esito della Guerra Fredda, potremmo anche dire che fu un successo.
Io posso fermarmi qui. Come avete notato, non sono entrato molto in dettaglio dei due case study che io ho appunto analizzato nella mia tesi, perché ho preferito dare più un quadro generale. Però ovviamente se avete domande specifiche sul caso dell'Italia, sul caso dell'Ucraina o sulle fonti che ho utilizzato, sono felice di rispondere. Spero di essere stato chiaro e grazie per il tempo concesso. Grazie a Francesco Cacciatore, non credo di averlo detto all'inizio, l'Università di Salerno, e credo che non mancheranno domande e questioni rispetto alle ultime cose che dicevi, ma intanto darei la parola a Marco Cuzzi dell'Università di Milano, che appunto farà il discussant di questa prima presentazione e poi ci prenderemo del tempo per la discussione. Marco, hai una decina di minuti, scusatemi se sono pignolo sul tempo, ma poi temo Tranquillo. che... Grazie. Va bene, Umberto. No, no, grazie Presidente. Anzi, sì, velocemente, infatti, le ultime frasi del nostro Francesco Cacciatore sono importanti perché, anzitutto, sono molto soddisfatto del fatto che finalmente comincia a diventare argomento di studio l'intelligence, cioè gli studi sull'intelligence sono sicuramente una chiave interpretativa della guerra fredda che devono essere sviluppati e questo è un lavoro che si muove, devo dire, anche con una grande capacità d'utilizzo delle fonti storiografiche, del dibattito storiografico in questo senso. È un progetto ambizioso, un progetto anche seducente, forse anche insidioso proprio per la questione che sta poi alla base dei case studies e quindi appunto studi comparati che come sappiamo sono sempre molto complicati da analizzare. A maggior ragione vorrei entrare proprio su questo tema perché si è parlato giustamente e ce lo ha detto il nostro dottorando dell'importanza del dibattito e anche delle due diverse visioni che lui cerca in qualche modo di compenetrare, penso anzi che l'efficacia di questa tesi ci sia, però c'è anche il tema che volevo affrontare io di che cosa succede poi nella declinazione pratica, ovvero sia questi due casi così differenti fra loro, Italia-Ucraina, tenendo conto che l'Italia è un paese collocato nella sfera di influenza occidentale sin dai tempi di Casablanca, come sappiamo, e dall'altro invece abbiamo una Repubblica che non è soltanto uno Stato che non è soltanto all'interno del blocco orientale, ma addirittura è parte integrante dal 21 dell'Unione Sovietica, quindi una situazione molto differente. Aggiungiamo che nel primo caso abbiamo governi, partiti, sindacati operativi, eradicati sul territorio, forze armate di sicurezza ripulite da eventuali presenze, come dire, eterogenee, diciamo, e quindi assolutamente a disposizione. E quindi in qualche modo abbiamo strutture di ex patrioti o partigiani, come poi sarà l'origine, diciamo, a comunisti o anticomunisti che daranno origine a Stay Behind. E dall'altra parte, e poi pensiamo anche alle varie istituzioni. Voi sapete, qualcuno sa che mi sono occupato a lungo di storia della massoneria. Beh, la massoneria italiana rinasce in nome e per conto degli Stati Uniti con scopi anche di carattere di presidio quasi territoriale sin dal 43. Tra l'altro, su questo tema, una domanda già che mi pongo è se non ho capito bene, che mi sono concentrato anche un po' sul periodo bellico 43-45, ma e anche gli anni immediatamente successivi alla guerra. Quindi non ho capito se, ma forse mi è sfuggita, se il titolo, cioè se, che poi è stato anche ricordato dal professor Gentiloni, il titolo riguardo la sfera cronologica, diciamo l'ambito cronologico, è 43-60 o è 48-60? Sono due diversi, chiaramente sono due cose molto differenti. Tra l'altro su questo tema, lo dico subito, scusate se vado veloce, ma non voglio bruciare i miei pochi minuti, teniamo conto che nel progetto la presenza britannica è un po' vista come molto di sfondo sul caso italiano, ma sappiamo, qui adesso non voglio citare le recenti ricerche che sono state fatte al Foreign Office o presso gli archivi anche del SOE, però insomma gli inglesi dal 43 e anche soprattutto nel 44 in Italia creano
e vogliono mantenere, è stato codificato ormai questa tesi, mantenere una rete che in qualche modo va anche a interferire con le azioni dell'OSS. Quindi non è che proprio i britannici, almeno fino al 48, ecco perché non ho capito se il livello, diciamo, se la cronologia inizia dal 48 o dal 43, perché se dovesse iniziare dal 43, sul caso italiano abbiamo sicuramente una iniziativa molto, molto perniciosa anche di Londra rispetto a Washington. E aggiungo che ovviamente 43 per quanto riguarda l'Ucraina il problema non sussiste per evidenti motivi. E altra cosa, sempre per quanto riguarda questa contrapposizione, questa comparazione tra i due stati, il caso ucraino poi è un caso completamente diverso. Qui non abbiamo strutture, non abbiamo partiti, non abbiamo sindacati, abbiamo organizzazioni di esuli da una parte e poi abbiamo quei guerriglieri, per intenderci l'UON, UPA, cioè insomma, i nazionalisti, Bandera e la divisione Galizia, e stiamo parlando di migliaia e migliaia di uomini, che si muovono in parte in loco e in parte all'estero, che hanno anche una problematica legata al dibattito che si sviluppa attorno a questa comunità che insomma è sospettata di aver avuto rapporti e azioni specifiche durante il periodo della Shoah e delle repressioni, quindi un interlocutore difficile, ma d'altronde interlocutori non semplici sono anche quelli che daranno origine alla rete italiana. Si pensi alla presenza di ex militari della Repubblica Sociale. Da questo punto di vista, sempre riguardo l'azione in Ucraina, mi viene in mente che Paul Robert Magoxi, che aveva scritto questa storia dell'Ucraina, sostiene che dal 48 in avanti attività antisovietiche in Ucraina operative reali non ce ne sono. E questo è un altro tema che sicuramente attraverso la documentazione del nostro candidato e del nostro dottorando potrebbe in qualche modo essere verificata e confermata o essere anche magari smentita, e magari in realtà le azioni dell'intelligence statunitense, che sappiamo esserci state prima del 48 in Ucraina, magari sono proseguite anche dopo. La leggenda, chiamiamola così per il momento, che proviene da Kiev attualmente con gli storici, diciamo, di ultima generazione, ci dice che è una resistenza che è durata fino addirittura alla fine degli anni 50. Però, ripeto, alcuni storici consolidati che si sono occupati di quella nazione invece sostengono appunto la tesi che vi ho detto circa, quindi andrebbe il blocco, la fine, diciamo, dell'iniziativa. E sappiamo le repressioni di Stalin, qui vabbè, non mi rivolgo a Marcello che sicuramente ne sa più di me sul tema proprio in quegli anni. È seducente questo lavoro perché parte anche dalla tesi appunto dell'unificazione tra queste due strategie. Interessante, mi piace il tema della flessibilità. Devo dire che quando ho letto questa cosa mi sono venute in mente alcune mie ricerche che ho fatto di recente su un altro campo ma molto simile, che è quello della Jugoslavia. Perché sulla questione molto interessante di questo utilizzo, se vogliamo anche un po' cinico, da parte degli americani circa la dissidenza, chiamiamola così, o l'opposizione antisovietica in Ucraina, mi viene in mente che una cosa analoga venne fatta dal SIM tra il 44 e il 48 con i fuoriusciti jugoslavi. E io, andando a guardare le carte del SIM, che tra l'altro io consiglio di guardare, ma magari se ho un minuto parlerò di due fonti in più, almeno sul caso italiano, mentre magari per il caso ucraino mi fermo e lascio la parola a chi ne sa di più, a qualche diciamo lettura che ho fatto, qualche consiglio bibliografico, chiaramente sugli archivi non mi muovo, sebbene siano comunque anche molto importanti, ma vai a capire quando si potranno verificare vista la situazione. No, stavo dicendo il caso italiano, che cioè i famosi notiziari cetnici che provengono da oltre frontiera e sono redatti da ex guerriglieri di Draža Mihajlović, che vengono prima organizzati dal SIM nei campi di raccolta e poi, vista la loro ovvia capacità di conoscere la lingua e la situazione locale, vengono rinviati in Dalmazia piuttosto che in Slavonia, addirittura in Bosnia, con lo scopo proprio di informare sull'attività e sul movimento delle truppe di Tito nel caso di eventuali vertenze. Questo vale molto soprattutto per la crisi di Trieste. Ecco, quindi questa idea delle vache, come direbbero in Germania, cioè delle sentinelle
piazzate per avvertire, la trovo molto suggestiva. L'altra cosa che mi viene in mente, cerco di andare veramente, ho qui tanti di quegli appunti che la metà mi basta, e l'altra questione è quella che riguarda lo stay behind. Ecco, il cacciatore, il dottor Cacciatore parla molto dell'iniziativa, di questa iniziativa fatta esclusivamente non lo dice, però si concentra molto su quella che è la funzione strategica rispetto a un'eventuale invasione. Ma come è stato riportato in modo molto brillante, questa ripetere che il rollback alla fine mi piace molto, non lo conoscevo, la diplomazia retorica, direi anche la strategia retorica, ecco, che sia poi tutto molto più retorico che effettivo e che ci si rivolga invece all'opzione nucleare, fa sì che fino a che punto si vuole in questa ricerca anche affrontare un altro tema della funzione di Gladio, come in realtà deterrente, ma soprattutto come eventuale azione di resistenza dinanzi a una presa di potere interna nel paese da parte di forze della sinistra. Cioè, sappiamo bene, conosciamo la storia di Gladio, attenzione, perché bisognerebbe capire il ruolo, che in parte è stato anche studiato, dei servizi statunitensi su quest'altra funzione di stay behind, che non è solo la funzione della rete partigiana futura dinanzi a una molto improbabile invasione, che già ai tempi di Stalin era improbabile, ai tempi di Khrushchev ancora di più, rispetto a quello che è la funzione politica all'interno, perché poi si apre tutta la questione e lì gli archivi, non voglio citare, ovviamente è stato giustamente citato quello che c'è della direttiva Renzi, dico quello che c'è perché i miei colleghi più titolati di me sanno che poi insomma è una direttiva che ha aperto in parte, non in modo totale, insomma ci sono state anche qualche polemica su questa cosa, però ci sono anche gli archivi dell'ufficio zone di confine, ci sono gli archivi che riguardano proprio il SIM, che potrebbero essere interessanti a disposizione, gli unici peraltro con un repertorio digitalizzato presso l'ufficio storico dell'esercito e dello Stato Maggiore, sono molto interessanti perché lì i rapporti con inglesi nella prima fase e americani e poi nella seconda 48 con gli americani sono molto stretti, e quindi lo consiglio di dare un'occhiata, sempre nella mia idea che forse la parte appunto che deve essere anche ricordata, appunto la parte diciamo dell'applicazione pratica. In questo senso mi avvicino alla conclusione. Dicevo, cos'è che volevo ancora aggiungere? Beh, ovviamente ci sono diversi studi che si possono realizzare su un altro campo riguardo l'Italia, quello delle azioni con gli interlocutori politici oltre che con quelli militari, che hanno una funzione, i fondi di Taviani, i fondi di Pacciardi, i fondi mai toccati o quasi di Van Matteo Lombardo, che sono conservati all'archivio della Kulishov, della Fondazione Kulishov a Milano, e che sono gestiti dalla nipote Marina Cattaneo e che è a disposizione. Sono fondi che possono servire forse per comprendere anche l'interlocuzione politica. Quando ho intervistato Michael Ledin, che tra l'altro conferma la tesi del disordine, tra l'altro, perché addirittura parla di una, beh, parla malissimo della CIA Ledin, e dice che sono i più grandi pasticcioni di sta terra. Beh, insomma, lui sostiene la tesi che si muovono in modo non sempre coerente, quindi anche lì da vedere se questa tesi, che a me piace molto, dell'unificazione della grande regia, sia effettivamente poi recepita da tutti gli agenti. Aggiungo che Ledin sosteneva una cosa interessante, che sino agli anni 80 il legame con i sindacati, in particolar modo occidentali, diciamo la cosiddetta sinistra anticomunista, sono rapporti molto solidi. Adesso non voglio citare le memorie di Vanni Montana Amarostico, che è un volume molto divertente ma anche molto romanzato, e quindi questi sindacati americani che si muovono sin dalla guerra per sostenere una rete politica che si contrapponga a quella comunista. Ma ci sono anche altri studi che possono in questo senso interessare. Riguardo l'Ucraina, attenzione al tema dei collaborazionisti, delle rat lines, del rapporto con le rat lines. Adesso gli studi di Sens, di Philip Sens, chiaramente stiamo parlando spesso di studi fatti più che da storici, da giornalisti o da altri, però talvolta, penso anche al caso di Fasanella sugli archivi inglesi, poi anche se giornalista, ogni tanto un giornalista riesce anche a interpretare bene i documenti, può capitare. Però voglio dire,
il lavoro sulle red lines potrebbe davvero tornare molto utile, così come i rapporti tra questi collaborazionisti, che è un tema che, come qualcuno sa, a me interessa molto, e appunto la rete di intelligence occidentale e americana in particolar modo. Simone Bellezza mi pare abbia fatto un buon lavoro su questo tema, riguardo, appunto, mi pare si intitoli La svastica e il tridente, il suo lavoro, Lavori di Graziosi, di Giulia Lami, e Rudling, Breitman, Goda, sul rapporto tra Ucraina anticomunista e mondo occidentale. Dunque, concludo, non voglio rubare, spero Umberto di non avere rubato troppo tempo, dicendo che è un lavoro molto ambizioso, molto ben impostato nella parte, diciamo, di analisi delle teorie strategiche statunitense, ha una tesi di fondo estremamente seducente, rischia di diventare un lavoro molto grande se si dovesse poi passare alla declinazione, perché, come vedete, ho citato solo una parte, ma si potrebbe parlare per l'Italia dei rapporti con l'estrema destra, i lavori di Robbe, di altri sui rapporti con l'MSI, ma al di là di questi aspetti forse troppo specifici, comunque parliamo di due realtà: da un lato uno Stato all'interno dell'Unione Sovietica, dall'altra parte una complessa repubblica come quella italiana, che sicuramente potrebbero aprire tantissimi link, tantissimi sviluppi, e quindi la raccomandazione che faccio al nostro cacciatore è quello di, anzi più che la raccomandazione, la domanda: come vuole impostare poi l'applicazione pratica? E questa è la mia domanda finale, perché sull'applicazione pratica probabilmente si aprirebbero davvero tante questioni, una più bella dell'altra, peraltro, è più interessante, lo dico da innamorato della storia e della ricerca, quindi impenitente ricercatore. E mi fermo qui, eventualmente poi, se avrò spazio, aggiungerò qualcosina successivamente. Comunque faccio i complimenti al cacciatore, perché sicuramente ha impostato un lavoro molto 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 interessante e anche, direi, abbastanza innovativo, credo. Grazie. Grazie. Grazie Marco, sì, con i tempi ci siamo. Io adesso chiedo a tutti, diciamo, se ci sono richieste di chiarimento, di intervento, sì, in modo tale da poter poi dar la parola sia al dottorando e sia al discussant. Forse non è molto elegante, ma ecco, vedo Federico che alza il dito, allora lascio la parola a lui, intervengo dopo. Sì, volevo toccare tre punti. Mi sembra, come dire, la direzione di marcia, l'ipotesi molto robusta, molto convincente, molto buona, quindi l'impianto, diciamo, del lavoro. Tre consigli, se posso permettermi. Uno, sarebbe il caso di chiarire, in premessa, diciamo, di questo lavoro, se la opzione delle operazioni oltre cortina in funzione di, diciamo, destabilizzazione sociale, nazionalista, è un'opzione che viene vista come sostanzialmente inutile perché perdente fino in partenza, o questa è un'acquisizione che deriva dal disastro delle operazioni lanciate a fine anni 40, quindi se è un'ipotesi che già preesisteva o è in qualche modo l'elaborazione dei fallimenti delle operazioni nel 48, 49, Albania, eccetera, eccetera. Secondo punto, più nel merito della questione, io credo che probabilmente un'ottima verifica, forse non necessaria nell'impianto della sua tesi, però se si potesse farlo lì mi sembrerebbe utile, è quella di portare e mettere insieme quell'operazione che spesso la storia dell'intelligence non fa, e cioè di confrontare political warfare e operazioni con il parallelo lavoro analitico che le strutture di intelligence fanno. Perché in fin dei conti questa sarebbe la dimostrazione più robusta della sua stessa tesi, se il lavoro analitico, per esempio sulle intenzioni dei sovietici, su dove va la politica estera sovietica,
riferita anche ovviamente alle capacità militari, però fondamentalmente sulla strategia e intenzioni sovietiche, mostra delle, diciamo, discrepanze o viceversa una totale aderenza alla pianificazione poi del political warfare e del suo utilizzo retorico, come giustamente ha detto lei. Questo mi sembrerebbe un terreno, diciamo, di verifica dell'ipotesi che potrebbe essere molto utile. Terzo punto, quello se vogliamo principale e forse anche il più difficile, però alla fine dei conti credo risolutivo per un lavoro di questo genere, è giocare molto attentamente su, diciamo, la distinzione o piuttosto non distinzione tra gli scopi di questa, diciamo, diplomazia o intelligence retorica sulla minaccia all'invasione sovietica e l'effettiva percezione del tipo di minaccia che l'Unione Sovietica rappresenta, che le persone ai vertici dell'intelligence, del Dipartimento di Stato, del complesso, diciamo, della politica estera statunitense hanno in questi anni dell'Unione Sovietica. Perché l'impressione che si ha leggendo altri personaggi, non quelli dell'intelligence di cui non mi sono mai occupato, è che almeno fino alla morte di Stalin, la profondità, la radicalità di quanto il paradigma totalitario permea la cultura, la lettura, no, che i vertici statunitensi danno dell'Unione Sovietica è molto profonda. E nel paradigma totalitario ci sta l'analogia con l'espansionismo della Germania nazista in maniera pressoché connaturata. Ora, è vero che abbiamo delle situazioni che ci dimostrano come questa ramificazione profonda del paradigma totalitario non oscuri del tutto un'analisi un po' razionale. Ai tempi del blocco di Berlino sono perfettamente consapevole che il rischio di guerra mosso dall'Unione Sovietica è piccolo. Sarebbe più interessante vedere che tipo di analisi fanno sia l'intelligence che il Dipartimento di Stato, National Security Council, in alcuni momenti di passaggio chiave della guerra di Corea, per esempio, sulla minaccia militare o non militare nei confronti dell'Europa. Però appunto starei solo attento nel proporre l'ipotesi che lei propone, che trovo, ripeto, molto robusta e molto convincente, a contestualizzarla dentro un ambito, diciamo, culturale, intellettuale, dei vertici della politica estera statunitense e dello stesso dibattito pubblico statunitense, in cui la nozione potenza totalitaria, ergo propensione aggressiva, ergo minaccia militare su un continente più debole, diciamo, rispetto alla preponderanza delle forze sovietiche, vera o presunta che sia, è un'atmosfera culturale molto pregnante, diciamo, no? E quindi che in qualche modo rende l'idea della diplomazia retorica qualcosa di organico più che di un'operazione, diciamo, di facciata o di propaganda che mistifica ciò che loro stessi credono. E questa, diciamo, sottigliezza che mi sentirei di consigliare per rendere il lavoro più robusto, no? Con un'attenzione appunto a cos'è il pericolo sovietico nella testa dell'establishment di politica estera americana di quegli anni. Per il resto, complimenti, auguri. Bene. Altre richieste? A me interessava, lo dico con una battuta veloce, il tema della periodizzazione, già sollevato dal discussion. Capire come effettivamente sta cercando di impostarlo e che se è già in condizione di poterci spiegare meglio la rilevanza del, soprattutto sia del punto di partenza, ma anche dell'estensione cronologica, che è effettivamente un po' ampia. Ci sono altri che vogliono intervenire? Carlo, vedo Angelo Ventrone, forse, o sbaglio? Carlo, spagnolo anche.
Sì, no. Ah, c'era Carlo prima, forse. Scusami, Carlo, non ti vedo, ma non avevo visto la tua richiesta. Chiedo scusa, non fa Carlo. Nulla. Prego. Non succede niente. Allora, sì, anch'io ho seguito con interesse la proposta di lavoro, cioè l'impianto, mi sembra molto stimolante. Adesso è stato già detto molto, quindi mi limito a fare un paio di piccolissime osservazioni che forse possono contribuire al lavoro, insomma, in corso. E cioè, la prima domanda è: quanto peso si dà in questo impianto che insiste, insomma, sul valore della propaganda, no? Su questa parte, diciamo, della propaganda, ecco, quanto peso si dia nell'impostazione del lavoro al significato simbolico che assume per la stabilizzazione occidentale, insomma, il ruolo del la minaccia del comunismo. Ecco, perché qui il problema non è solamente, lo accennava anche Marco Cuzzi, il problema della minaccia, no? Sovietica, in senso militare, ma la percezione, diciamo così, di questa potenzialità, ecco, che significa non solo una costruzione di una rete di sorveglianza nei rapporti politici interni, quindi il controllo sulle forze comuniste o sulle minacce, diciamo, delle sinistre europee, ma credo che più latamente si possa intendere il problema come una questione di come si gioca questa dimensione della minaccia del comunismo, ecco, non dei comunisti, ma del comunismo come potenziale pericolo futuro, cioè non è immediato. Quindi come problema di un ritorno a un capitalismo liberale che si è saputo fragile negli anni 20 e 30. E questo credo che, cioè, l'idea, insomma, di una stabilizzazione postbellica non era tutt'altro che semplice. E sappiamo dai studi fatti che il piano Marshall ebbe, diciamo così, un ruolo importante, ma non sufficiente da solo a garantire tutta la stabilità, insomma. Quindi che molte zone d'ombra restavano anche alla fine del piano Marshall. Quindi su questo, per esempio, appunto, chiederei qualche riflessione, diciamo, suggerirei qualche riflessione sul ruolo simbolico di questa vicenda. Un ulteriore punto, un'ulteriore riflessione che mi viene spontanea è che questa dimensione della propaganda aveva un significato anche molto pratico nei confronti dei rispettivi parlamenti. Sto parlando del Congresso per gli Stati Uniti e dei parlamenti, diciamo, europei e occidentali, in particolare dei paesi vincitori, per politiche di intervento attivo sia nel senso dello sviluppo del mercato, quindi l'apertura dei mercati, sia nel senso dell'intervento pubblico, perché c'era una resistenza forte, specialmente in Congresso, come sappiamo, alla spesa pubblica, che invece attraverso la minaccia del comunismo, insomma, diventava possibile. Quindi in qualche misura io credo che questa dimensione, quindi appunto anche l'analisi fatta dall'intelligence, quindi cioè nello studio dell'intelligence, sarebbe molto importante, come diceva già adesso Federico, andare a guardare il contenuto dell'analisi, cioè su quali terreni si andava a fare l'analisi. Perché io credo che l'analisi della percezione delle opinioni pubbliche, l'analisi della percezione, quindi della minaccia comunista e di cosa questo comportasse, cioè fosse poi alla fin fine al cuore del problema. Ecco. E questo probabilmente, naturalmente, si gioca molto diversamente invece nel rapporto con l'Ucraina. Io su questo adesso non entro perché non è tanto il mio terreno, però insomma avrei anche là qualche domanda, ma non voglio farvi perdere troppo tempo. Grazie. Grazie Carlo Spagnolo. Angelo Ventrone, prego. Eccomi qua. Sì, ho seguito con interesse, mi pare suggestiva la prospettiva di analisi, ma c'erano delle questioni che volevo sollevare.
La prima è stata già ricordata anche prima di me, credo proprio da Federico e anche da Marco Cuzzi, l'aspetto operativo, no? Cioè, cosa succede quando questa propaganda magari artificiale, eccetera, arriva a chi lavora sul campo? Perché nei miei studi, insomma, anche con i testimoni ancora in vita di quel periodo, mi dicevano, insomma, quindi altri ufficiali militari, mi dicevano che davano assolutamente per scontata l'invasione dell'Unione Sovietica nei primi anni 70 in Italia, no? Quindi anche se questa strategia viene elaborata, diciamo, appunto, in qualche modo falsata dai livelli più alti, quando arriva ai livelli medi, medio-alti, medi e addirittura bassa, poi spinge ad azioni concrete. Cioè, la strategia della tensione in Italia si è alimentata molto di questo pericolo che era creduto, che era creduto reale. La questione dei paragoni storici lo trovo molto interessante, perché studiando i progetti eversivi nel Novecento italiano, sono incontrato spesso con questo problema. Cioè, quando nasce il centrosinistra, per esempio, in molti, insomma, presumibilmente anche in Segni, capo dello Stato, scatta il paragone della crisi del 29 e l'arrivo al potere dei nazisti, cioè un arrivo dei socialisti al governo, fuga di capitali, crisi, disoccupazione, solo che questa volta saranno i comunisti e non i nazisti ad arrivare al potere. Oppure sempre il centrosinistra, perché lì, insomma, quando nasce il centrosinistra i giochi cominciano a farsi duri, viene sempre ricordato quello che accade nell'Europa orientale, cioè che i comunisti entrano in governi di coalizione, poi pian piano si impadroniscono delle posizioni di potere e attuano il passaggio a una vera e propria dittatura. E, insomma, ho l'impressione che sia un terreno analisi molto interessante. L'ultima questione su cui volevo richiamare l'attenzione, e mi sembra la più importante fra quelle che ho ricordato, è che il pericolo dell'Unione Sovietica non si gioca solo sul rischio di un'invasione dell'Europa occidentale e dell'Italia, perché c'è tutta la teoria della guerra rivoluzionaria che si basa sul fatto che l'attacco sovietico si combatte su due fronti, cioè su quello esterno ma anche su quello interno, con la quinta colonna, no? I partiti comunisti. Per cui è possibile che l'Unione Sovietica non abbia gli strumenti per invadere l'Europa occidentale, ma se si sommano le due cose, cioè se l'aggressione esterna si somma a quella interna, o se l'aggressione esterna approfitta di un'aggressione interna da parte della quinta colonna, e questo è un pericolo che riguarda Italia, Francia, Nord Africa, che viene continuamente ricordato. E non è un caso che la strategia della tensione, che viene elaborata prima naturalmente di Piazza Fontana, però entri in azione a Piazza Fontana proprio perché per molti il 68-69 rappresenta l'attacco finale del comunismo per la presa del potere. Cioè la guerra rivoluzionaria ha formalizzato una serie di fasi che segnano l'aggressione comunista fino all'attacco finale. 68-69 è vissuto da molti con convinzione come l'attacco finale. E il rischio magari non è tanto di un'invasione sovietica, quanto che il PC arriva al potere, proclami la neutralità internazionale dell'Italia, quindi la renda più debole, e inizi, diciamo, un percorso che la porterà a far cadere nelle grinfie dei sovietici. Grazie anche ad Angelo. Allora, mi sembra che possiamo restituire la parola al nostro dottorando. Francesco, prego. Grazie veramente a tutti per le domande, per i complimenti e per i tantissimi spunti
di riflessione che saranno molto preziosi. Grazie davvero. Allora, io partirei subito con, diciamo, il punto più complesso, ovvero quello della comparazione fra questi due casi e due territori che sono innegabilmente estremamente diversi tra loro. E la mia scelta in realtà è stata motivata da due elementi principali. Il primo è proprio questa diversità che mi ha spinto appunto quasi come provocazione a utilizzarli, perché se sono così diversi in partenza, allora effettivamente gli elementi in comune hanno una rilevanza maggiore. Inoltre devo specificare che io avevo già studiato più approfonditamente il caso ucraino per un precedente lavoro di dottorato fatto in Inghilterra, quindi avevo già una significativa mole di lavoro fatto sul caso ucraino, però concentrandomi più sull'aspetto della raccolta di intelligence e non sulle operazioni segrete, aspetto su cui torneremo. Sicuramente devo anche dire che proprio nel momento in cui io mi accingevo a far partire l'ultima fase della ricerca, che doveva essere quella che appunto mi avrebbe dovuto aiutare a consolidare questo paragone, è arrivato il 2020, come ben sapete, viaggio di ricerca negli Stati Uniti cancellato e tutto quello che sapete, quindi sono consapevole che possa essere un punto debole questo, però ho fatto, credo, il possibile. Quello che ho individuato al momento come punto di contatto fondamentale, scusate, voglio anche aggiungere che la mia scelta dell'Ucraina è motivata dal fatto che io ritengo che sia possibile paragonare con efficacia le reti di resistenza ucraine, che furono utilizzate appunto dalla CIA per le varie operazioni in Ucraina, con le reti Stay Behind occidentali. Credo ci siano molti punti di contatto, secondo ovviamente quella che è la mia interpretazione, sono prontissimo a sentire il contrario, però la scelta è stata appunto motivata da questo, dal mio voler lavorare molto sulle reti Stay Behind, portarle fuori da concetti e preconcetti che tutti noi ben conosciamo e analizzarle come strumento della strategia americana, che in realtà non credo sia stato fatto finora, o almeno non con efficacia, con ovviamente pochissime eccezioni, tra cui gli studi di Leopoldo Nuti, eccetera. I punti di contatto, secondo me, sono questi. L'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, che è fondamentale per gli americani per imbastire il loro programma di covert operation in futuro, e effettivamente le operazioni segrete che gli americani mettono su durante la Guerra Fredda sono quelle con cui avevano avuto esperienza e successo con l'OSS durante la Seconda Guerra Mondiale, ovvero la creazione e l'utilizzo delle reti di resistenza, no? Che conosciamo il caso della Francia, ma ovviamente anche in Italia, anche secondo me questo è proprio il blueprint, cioè il progetto base che poi loro applicano, ma d'altronde è anche comprensibile che sia così, dato che quella fu la prima effettiva esperienza di covert operation per gli Stati Uniti, quella della Seconda Guerra Mondiale. Quindi secondo me quello è un forte punto di contatto, e ovviamente quella degli ucraini è una rete di resistenza, io la considero una stay behind che è già attiva, perché dal punto di vista dei nazionalisti dell'Ucraina occidentale, su cui ovviamente ci sarebbe tantissimo da dire su molte cose che voi avete suggerito, su vari discorsi, controversie e tutto il resto, se volete poi ne potremo parlare, però dal punto di vista dei nazionalisti della Galizia, dell'UPE, dell'OUN, il loro era un territorio che era stato invaso da Russia. Quindi loro stavano operando essenzialmente, dal loro punto di vista, come una rete stay behind, che si era attivata nel momento in cui appunto il territorio era stato occupato. Ovviamente sto, tagliando con l'accetta, è molto più sfumato il quadro, però volevo rendere l'idea. Sulla periodizzazione, grazie, vi ringrazio perché è una domanda importante. 1943 o 1948? La data del 43
io l'ho inserita per un motivo che si aggancia anche a molte delle vostre domande. Cioè, quando io ho studiato, quando io appunto ho presentato il caso di Gladio, non sono partito dall'accordo istitutivo di Gladio 56. Sono voluto partire, non so se ho fatto bene o male, ma poi si vedrà, dall'inizio dell'intervento americano nell'ambito di covert operation in Italia, che inizia ovviamente con l'occupazione e l'invasione durante la Seconda Guerra Mondiale. E una parte della mia tesi è appunto dedicata alle operazioni, seppur in breve ovviamente, dell'OSS, a James Anderson, che è un ruolo fondamentale, ma non solo, anche a quello che fanno i servizi britannici, che appunto mi era stato segnalato, in particolare la ricostruzione dei servizi segreti italiani, del SIM, cioè poi ufficio I, che prende forma proprio sotto l'egida dei britannici e secondariamente degli americani. E per questo motivo io ho... fortunatamente sono riuscito, prima che arrivasse il Covid, a fare un buon soggiorno di ricerca in Inghilterra, dove nei National Archives ho raccolto molto materiale che mi ha permesso di ricostruire con una certa precisione e credo anche in maniera inedita, almeno per quanto io ne sappia, appunto questa ricostruzione dei servizi segreti italiani vista dai documenti britannici, e emergono delle cose molto molto interessanti da questo, tra cui, e qui mi aggancio alla domanda che o meglio all'osservazione che mi era stata posta sul fatto che le Stay Behind non sempre o non necessariamente hanno solo quella funzione di attivazione per in seguito all'invasione eccetera eccetera. Perché? Perché dai documenti che ci sono nella direttiva Renzi su Gladio viene fuori che, arrivati agli anni 60, la CIA, i rappresentanti della CIA dicono a quelli del SIFAR che si occupano di Gladio, essenzialmente, sentite, Gladio non serve più a quello che per cui l'abbiamo creata, perché questa invasione non ci sarà, e iniziano a dire dobbiamo riconvertire questa struttura a varie cose, tra cui anche compiti di sorveglianza interna. Questo è un punto molto importante, credo, su cui c'è molto molto da dibattere, perché poi la risposta del SIFAR non è quella che ci aspetteremmo, però la cosa significativa, secondo me, è che quando gli anglo-americani stanno ricostruendo i servizi italiani alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi poco prima che si formi il SIFAR, quindi quando il passaggio da SIM all'ufficio informazioni in quella fase di 45-46, hanno un grosso problema col fatto che questo servizio informazioni sia composto da carabinieri, ovvero da membri dell'esercito. Dicono loro, non è concepibile che in una democrazia una struttura dell'esercito fa sorveglianza interna, perché in quella fase il SIM, l'ufficio I, doveva fare quello, doveva fare sorveglianza interna, ovviamente, perché all'Italia era ancora concesso di avere un servizio segreto che operasse all'estero. Quindi dicono, in particolare gli americani, assolutamente no. Bisogna o scorporare i carabinieri dall'esercito o trovare un'altra soluzione. Fatto sta che a un certo punto, precisamente nel 1946, cambiano le contingenze geopolitiche, cambiano le priorità, e gli americani dicono essenzialmente, ovviamente ve lo dico in soldoni, va bene, fate quello che volete, gli ufficiali del SIFAR che sono incaricati, quello che si chiamerà SIFAR, della ricostruzione del servizio, hanno la meglio, la loro idea è vincente, e quindi resteranno i carabinieri, e quindi insomma, i membri delle forze armate, a fare anche sorveglianza interna. E quindi secondo me è paradossale, cioè è interessante che gli americani nel 45 dicevano non si può fare, poi alla metà degli anni 60 chiedono proprio loro la stessa cosa a Gladio, che ricordiamo comunque una struttura che fa capo al SIFAR. Sempre nell'intervento del Discussant era stato fatto presente
le complessità sul discorso della durata della guerriglia in Ucraina, effettivamente queste operazioni quanto durano, quanto sono efficaci. Io vi voglio far presente appunto solo un dato ricavato appunto dai miei studi sull'operazione in particolare che io ho studiato, che è quella che utilizzava appunto un particolare gruppo di emigrati che si interfacciava poi con la UPA, l'Armata Rivoluzionaria in Ucraina, che tra il 53 e il 54, quindi 1953 e 1954, questa operazione produce, cioè fa arrivare a Washington 25 dissemination di intelligence. La dissemination è la penultima fase del ciclo dell'intelligence, quella in cui le informazioni raccolte arrivano ai policy maker, a quelli che le hanno richieste, 25, che non è poco considerando l'anno in cui siamo. È anche vero però che immediatamente dopo, quindi dalla fine del 54 al 55, praticamente queste operazioni cessano. Quindi io credo che almeno dalla metà degli anni 50 c'è una discreta, come dire, arriva qualcosa dall'Ucraina. Andando avanti alle suggestioni del professor Romero, che veramente ringrazio, sono tutti punti molto interessanti. E, la prima, le operazioni a est sono viste come inutili dopo i fallimenti della fine degli anni 40? Questa è una domanda molto, molto importante, che mi fa collegare anche a una domanda che mi è stata fatta in seguito, nell'ultimo intervento, sull'aspetto operativo. Cioè, che succede quando la propaganda arriva sul campo? Ecco, io credo che queste operazioni est non sono viste come inutili da chi le mette in campo, perché molti di quelli che le applicano effettivamente ci credono a quella propaganda, a quella diplomazia retorica e a molte cose. Ovviamente dipende da quale struttura le sta mettendo in campo, quale dipartimento della CIA le sta mettendo in campo, ma io vi faccio l'esempio di Frank Wisner, che era il capo dell'OPC, cioè quindi quella organizzazione creata proprio per mettere in campo covert operation, che poi fu assorbita dalla CIA, insomma, è un discorso molto complesso, molto confuso. Beh, lui, insomma, tutti i dati biografici che abbiamo, ed era appunto il numero 3 della CIA a un certo punto, era un vero Cold Warrior, cioè un anticomunista convinto, uno che credeva nel discorso della liberation, tanto è vero che dopo il famoso fallimento della rivoluzione ungherese del 1956, che per questi Cold Warrior rappresentò il fallimento di questa idea della liberation, no? Perché se gli Stati Uniti non sono intervenuti quando c'è stata effettivamente una sommossa, una rivoluzione, era chiaro che non sarebbero intervenuti mai più, e tutte le biografie di Frank Wisner concordano nel dire che quello fu il punto di rottura, ebbe una crisi psicotica, andò in depressione, divenne un alcolista e si suicidò pochi anni dopo. È un esempio così aneddotico, però io lo uso per far capire che c'erano molti, a livelli molto alti, che a questa retorica probabilmente davano molto peso. Poi, la differenza fra intelligence e covert operation, assolutamente, è un discorso fondamentale che io spiego molto, spero, molto bene, almeno ci faccio molta attenzione all'inizio della mia tesi. Chiaramente è uno dei punti più dibattuti quello che la CIA viene creata per essere un'agenzia di intelligence, quindi per raccogliere informazioni, ma poi a un certo punto viene incaricata di queste operazioni che non hanno molto a che fare. Credo che su questo punto bisogna sottolineare, ecco, forse per rispondere a quello spunto, che l'intelligence americana durante la Guerra Fredda ebbe un discreto successo nel raccogliere informazioni sulle capacità dei sovietici e anche nell'agire, diciamo, come cane da guardia, no? Con quel sistema di allarme di cui abbiamo parlato prima. Ebbe però molto poco successo nell'interpretare le intenzioni dei sovietici, che era una cosa molto molto più complicata, e su quella base poi
si sviluppa, secondo me, lo spunto successivo che ha dato il professor Romero, ovvero il problema della percezione. Quello io lo reputo fondamentale, c'è nella mia ricerca e è chiaramente un punto chiave. A un certo punto io credo si sviluppi poi un processo di, ecco, per usare un altro paragone con un termine di intelligence, mirror imaging, cioè l'immagine vista allo specchio. A un certo punto gli analisti americani interpretano le azioni dei sovietici basandosi però sulla propria cultura, sul proprio modo di essere, anche sul proprio stato. Questo è un errore comune nell'intelligence. Io credo che nella guerra fredda lo possiamo applicare quasi a tutto, come le intenzioni dell'avversario vengono interpretate in base alla nostra concezione dell'avversario. Quindi se la concezione americana era che, a partire d'altronde dal Long Telegram di George Kennan, che l'Unione Sovietica era necessariamente sul piede di guerra perché Stalin doveva costruire dei nemici all'esterno per giustificare lo Stato totalitario, eccetera, eccetera, allora è chiaro che se la tua idea del tuo avversario è questa, qualunque informazione che ti arriverà verrà poi interpretata e anche distorta per giustificare questa idea. Scusatemi se mi interrompo. Anche... Sì. Ecco, dovremmo però accorciare i tempi nel rispetto di coloro che verranno dopo. Ok, scusatemi. Io credo di sì, credo di aver risposto quasi a tutto. Forse giusto l'ultimissima. A questo punto rispondo all'ultimissima domanda sul discorso della guerra rivoluzionaria e la quinta colonna. Sicuramente è un aspetto importante. Quando io dico che arrivo fino a Kennedy, perché? Perché con l'amministrazione Kennedy c'è un cambiamento nella strategia di covert operation. Si inizia a parlare della famosa counter-insurgency, cioè la controinsurgenza, che era una strategia, diciamo, terzomondista, principalmente indirizzata appunto a quei paesi del terzo mondo dove c'era il rischio di insorgenze comuniste. Però io credo che ci si potrebbe facilmente includere anche l'Italia, perché anche l'Italia, secondo alcuni osservatori, era a rischio di una insorgenza, al punto tale che, sempre guardando i documenti di Gladio, proprio in quegli anni, proprio negli anni 60, Gladio entra nella strategia della counterinsurgency. Gli ufficiali di Gladio vanno a fare corsi su questo in America e ci sono molti punti di contatto. Certo, dire poi fino a che punto ci credessero è da capire. Grazie. Grazie anche a Mariangela che è intervenuta. Io ho scritto sulla chat, ma non sono così efficace, evidentemente. Non so sono se Marco... stata più arrogante, perdonatemi. No, hai fatto bene, altrimenti poi non riusciamo a rispettare i tempi. Scusate. Non so se Marco vuoi dire una battuta o... ma proprio telegrafico, scusami. Se... Umberto, una battuta di un minuto lo calcolo da adesso. Vai. Allora... soddisfatto personalmente per sia la replica del nostro dottorando Cacciatore, sia naturalmente gli appunti dei colleghi Romero, Spagnolo, Ventrone, anche tuoi. Due considerazioni sulla base di quello che è stato appena detto. Direi interessante questo discorso delle reti paragonabili, Ucraina e italiana. Mi porrebbe la domanda, ma quando ci sono cominciati i rapporti con i nazionalisti da parte dell'OSS, perché questo sarebbe interessante, perché appunto se si comincia a partire dal 43 sarebbe interessante capire che cosa è successo, quello proprio è la curiosità, ma su quello poi leggeremo quando sarà il momento. Direi che mi ha risposto e sono soddisfatto sulla questione della guerriglia che si interrompe nel 48, ma appunto pare alla base anche dei suoi studi precedenti di Cacciatore abbiamo anche notizie circa appunto non più guerriglia ma informazioni appunto sulla base di quello che è stato detto circa il lavoro di Sentinella che faranno i nazionalisti contattati dalla CIA. E infine direi sull'ultimo consiglio, chiaramente importante la questione sollevata da Federico Romero, che è poi ripetuta anche da Spagnolo e da altri, circa la questione della cultura politica che sta alla base di queste iniziative, che cosa pensano, ma è stato risposto. Attenzione sulle infiltrazioni, sul controspionaggio, soprattutto per quanto riguarda ovviamente il caso ucraino, cioè capire poi, soppesare bene queste informazioni fino a che punto fossero reali o fossero anche in qualche modo pilotate, perché nel mio caso, che ho studiato di più jugoslavo, era pieno sì di etnici che lavoravano là, copertura, ma c'erano altri che facevano il doppio se non il triplo gioco, quindi
ma questo credo che sia assolutamente una ovvietà che va però sottolineata. Io ringrazio tutti e ringrazio soprattutto e auguro buona fortuna a Francesco Cacciatore per la sua bella ricerca. Grazie un bel. Grazie. Volevo solo aggiungere che ovviamente se ci sono altre domande che non ho avuto tempo di rispondere possiamo tranquillamente sentirci in privato, email, certo. Sono molto contento di fare una chiacchiera, grazie. Questo va da sé, grazie Francesco Cacciatore, in bocca al lupo allora per il lavoro. Non so con l'ausilio di Mariangela se ci prendiamo i 5 minuti previsti, direi di sì, no? Sì, proprio 5 per riposarci. 5. Okay. Allora 16:41 sarebbe, ci riprendiamo tra 5 minuti e toccherà poi a Lorenzo Ferrari. Grazie.
Eccoci. Vedo già Lorenzo Ferrari attivato, come si dice. Buon pomeriggio, Lorenzo. Ciao. Allora, possiamo forse riprendere. Diamo proprio due secondi ancora di rientro. Sì. Allora, la seconda ricerca che affrontiamo, appunto proposta da Lorenzo Ferrari, che sta lavorando su una tesi di dottorato dal titolo Norman Cohn e il lato oscuro della storia, una biografia culturale. Lorenzo Ferrari è all'Università di Padova, il discussant sarà Marcello Flores, e a te la parola, a lei la parola, Lorenzo, prego. Sì, buon pomeriggio a tutte e a tutti, spero mi sentiate. Volevo condividere lo schermo per le slide, penso di poterlo fare in autonomia, credo. Penso di sì. No, l'avete disabilitato. Solo un secondo. Sì. Ne approfitto per ricordarle la questione tempi, ovviamente. Sì, adesso mi segno l'orario. Una ventina di minuti la prima presentazione. E dottor Ferrari, adesso dovrebbe poter condividere. Adesso dovrebbe, sì. Sì, dovrei... Un attimo, due secondi che... Certo. Ok. Temo che devo uscire un attimo. Un attimo, due secondi, scusate. Perché... Cosa ce la facciamo? Ok. Ok. Scusatemi, Prego. Eccola. Ecco qua. Ok. Dovreste vedere tutti, spero, in maniera corretta le slide. Sì. Ok. Allora, buon pomeriggio di nuovo. La mia ricerca di dottorato, io sono del 33° ciclo, quindi è già stata consegnata, quindi giusto diciamo, per dare un minimo di coordinato, è iniziato nel 2017. Il supervisor è il prof. Simon Levi-Sullam di Venezia. La mia tesi è una cerca di affrontare la biografia culturale dello storico britannico Norman Cohn, lo storico noto per i suoi studi sull'antisemitismo, sulla caccia alle streghe, sul millenarismo medievale e in generale su quello che ho definito il lato oscuro della storia, in realtà anche del processo di civilizzazione, in particolare occidentale. E per dare una serie di coordinate, diciamo, bibliografiche anche minime sulla personalità e alcune parole chiave in relazione ai suoi studi, Norman Cohn nasce a Londra nel 1915, è figlio di un barrister di Middle Temple di una donna di origine alsaziane, anche il padre è di origine tedesca, nasce a Neustrelitz, un padre molto anziano quando nasce Norman Cohn, perché ha già Norman Cohn è il sesto figlio della coppia. La coppia si era conosciuta in Sudafrica nei podromi della guerra anglo-boera, poi scappano e riparano in Inghilterra dove Norman cresce. Studia a Christchurch, ad Oxford, dove ottiene una prima laurea in francese nel 1936, in letteratura francese, e una seconda laurea in letteratura tedesca nel 1939. Appena prima della guerra partecipa ad una ricerca sul campo di quel gruppo di ricercatori un po' così originali e poco ortodossi che è Mass Observation, una ricerca sull'antisemitismo nell'East End londinese, poi si arruola volontario nella Seconda Guerra Mondiale, passando, diciamo, fondamentalmente alle Signal Units dell'esercito già dal 1942, per arrivare poi a Bletchley Park, stazione X, quella anche di Alan Turing, del progetto Enigma, e lavorando lì con il ruolo di, appunto, decrittazione dei messaggi del nemico, in particolare dei messaggi delle navi del nemico. L'esperienza però della guerra lo segna, non tanto durante la guerra ma appena dopo, perché viene assegnato prima al quartier generale di Caserta, appena terminato il conflitto, poi viene mandato a Vienna
dove, dato che le sue competenze sul tedesco e sulle lingue sono molto note, viene messo ad interrogare alcuni ufficiali delle SS e ad ascoltare le conversazioni fra di loro, fra appunto questi ufficiali durante la prigionia. È una vicenda, quella della guerra, che lo colpisce molto. Lui stesso scriverà in un inedito racconto e resoconto autobiografico molti anni più tardi che si trattava e si trattò di una situazione molto particolare nella quale poteva entrare in contatto non solo con gli ex ufficiali delle SS, ma anche con tutto quel mondo di profughi che provenivano dai paesi occupati dall'Armata Rossa durante l'avanzata verso ovest e con il quale lui si trova ad avere a che fare e del quale rimane particolarmente segnato per tutta la sua vita. Proprio dirà lui, e cito più o meno le sue parole, senza un'ottima dose, una gran dose di fanatismo ideologico, nazismo e comunismo avrebbero sicuramente, diciamo, impattato molto meno sulle società e occidentali e non sarebbe stato possibile quello che poi è successo, cioè appunto i grandi stermini di massa che hanno sconvolto la prima metà del Novecento. Questa esperienza lo riporta in patria, in Inghilterra, appena dopo 1946, quando arriva a dare le dimissioni dall'esercito, e in un primo momento fa il professore di francese, di letteratura francese, in una serie di università britanniche, irlandesi e scozzesi, dopodiché abbandona l'insegnamento lo abbandona all'inizio degli anni 60, non prima però di aver scritto il suo libro più noto, The Pursuit of the Millennium, del 1957, questo libro sui movimenti millenaristici e il chialismo medievale, in particolare nell'Europa centrale, tra l'anno 1000 più o meno e i podromi dell'età moderna, il punto XV secolo, arrivando fino alle rivolte dei contadini di Lutero. E la sua parabola è un po' particolare perché appunto a un certo punto esce dall'Accademia per collaborare insieme a David Astor, l'editor, influente editor del The Observer, a quello che sarà il progetto della sua vita e al quale dedicherà, diciamo, gli altri due libri di quella che è una trilogia, potremmo dire, sul male, sul lato oscuro della storia, cioè Warrant for Genocide, forse il suo lavoro più noto, quello sui protocolli degli anziani savi di Sion, che riporta appunto sulla scena e torna a dare, a donare importanza storiografica a questo falso molto noto, soprattutto dopo gli studi di Henri Rollin, l'Apocalypse de Notre Temps, che però era uscito in un momento un po' sfortunato, cioè proprio a ridosso dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quindi era rimasto per qualche tempo un po' così, diciamo, insabbiato, senza essere recuperato, e in Warrant for Genocide Norman Cohn recupera questo studio, e il secondo libro che dedica all'esperienza del Columbus Center, European as Demon, nel 1975, il libro che chiude un po' il cerchio rispetto a The Pursuit of the Millennium, un libro che si occupa di caccia alle streghe in Europa, non in contesto britannico, come invece parte della storiografia, soprattutto britannica, si occupa in quegli anni, penso a Keith Thomas, Alan McFarlane e altri autori di quel periodo, e per l'appunto Europe's Demon è il libro che chiude questa trilogia, e questa trilogia di cui gli ultimi due capitoli sono nascono all'interno dell'esperienza del Columbus Center. Columbus Center, inizialmente chiamato Center for Research in Collective Psychopathology, fondato nel 1962, in realtà verrà affiliato all'Università del Sussex solo 4 anni più tardi, nel 1966, fondato, come dicevo, insieme a David Astor, grande magnate e rampollo della famiglia Astor, editor di The Observer, che a un certo punto, nell'aprile del 1962, all'indomani di un discorso che aveva tenuto a Londra, invitato da diverse società e associazioni ebraiche sulla commemorazione
della rivolta del ghetto di Varsavia del 1943, arriva a fare questo discorso in cui invoca la necessità di studiare da un punto di vista comparativo quelli che sono i grandi fenomeni di genocidio nella storia, non solo in senso, diciamo, di storia contemporanea, ma guardando anche al passato, per cercare quelli che sono, per cercare di individuare quelli che sono gli elementi e i pregiudizi, appunto, irrazionali all'interno di un'analisi, diciamo, più ampia della società, che non ha solo la lente della storia, ma, secondo Astor, anche quella della psicoanalisi, dell'antropologia e della sociologia. Astor era convinto della grande utilità della psicoanalisi, anche perché lui stesso era paziente proprio in quegli anni, dopo un primo matrimonio finito molto male, di Anna Freud, alla quale sarà legato fino alla morte, appunto, della figlia di Freud, convinto della bontà della psicanalisi di curare i problemi del singolo, si convince anche che questi strumenti possono essere utili per prevenire, anche direttamente, in maniera proprio operativa, quelli che sono quello che è l'insorgere del male nella storia, cioè fondamentalmente dei pregiudizi e dei capri espiatori. David Astor, quindi, insieme a Cohn, che viene posto alla guida del Columbus Center già nel 1962 con una serie di incontri che coinvolgono altri studiosi, economisti, politici, conservatori e antropologi, David Astor appunto finanzia convintamente, continuerà a finanziare fino al 1980 questo centro, di cui non esiste fra l'altro un archivio, perché pur essendo affiliato all'Università del Sussex non aveva diciamo delle radici profonde all'interno dell'Accademia Britannica, cioè era comunque rimaneva un'istituzione parecchio indipendente anche come scelte editoriali, e un'istituzione che poi darà vita a due serie di libri, le Columbus Center Series, appunto nel tentativo di rintracciare, queste sono le parole di David Astor, in particolare del discorso del 1962 per la commemorazione del ghetto, della rivolta del ghetto di Varsavia, per identificare the pathological possibilities of the normal mind. Norman Cohn partecipa entusiasta a questa esperienza, a questa iniziativa, che sarà diciamo la componente scientifica e l'esperienza scientifica più entusiasmante della sua vita, e che lo segnerà profondamente, anche perché lui diventa general editor di queste serie del Columbus Center, e che continueranno avranno appunto questa Columbus Center Series, saranno libri che poi verranno pubblicati, anche avranno fortune alterne, penso per esempio al Mito Ariano di Leon Poliakov, che pur essendo pubblicato in francese nel 1971, viene tradotto nel 1974 proprio per rientrare all'interno del Columbus Center Series, ma anche altri libri, in particolare lo studio License Mass Murder di Henry Victor Dix, questo psichiatra britannico, e altri studi, ad esempio sulle persecuzioni delle popolazioni nomadi in Europa, di Donald Kendrick e Grattan Paxson, e altri studi che verranno pubblicati soprattutto nella prima metà degli anni 70, quando poi appunto il centro sarà nel vivo della sua attività. Norman Cohn, lo ricordavo prima, contribuisce alle Columbus Center Series con due lavori, Warrant for Genocide del 1967 e Europeanness Demon del 1975. È lui l'artefice, diciamo, scientifico di questa operazione, e David Astor manterrà sempre il controllo, diciamo, finanziario di questa operazione. E per quanto riguarda, diciamo, le opere principali di Norman Cohn, appunto le ho già ricordate, tornando un attimo indietro, adesso non è possibile, come mai? Temo di avere un problema, ok. Sì,
scusate, ma mi chiedeva di mettere persone che sono arrivate dopo e non so perché. E, niente, appunto, il Norman Cohn partecipa a questa operazione del Columbus Center, del Center for Research in Collective Psychopathology, ne sarà l'esperienza cardine della sua vita e l'esperienza, diciamo, che lo segnerà per il resto dei suoi giorni. E, questo perché, appunto, nel 1980 Norman Cohn si ritirerà in pensione, andrà in pensione e dedicherà gli ultimi anni della sua vita agli ultimi due suoi libri, Cosmos Chaos and the World to Come, un tentativo di tracciare quelle che erano le radici del pensiero apocalittico, quelle già, diciamo, anticipate nel primo volume, The Pursuit of the Millennium, ma qui riportate nell'antichità, e quindi Zoroastro, il pensiero, appunto, di questo profeta iraniano, e quindi la lotta eterna fra il dio Ahura Mazda e Angra Manu, quindi questo demone molto antico, e l'ultimo libro, Noah Flood, questa ricerca iconografica, anche perché il libro ha particolari anche, una ricerca anche iconografica sull'iconografia del diluvio nella storia occidentale. Del Columbus Center, appunto, ho accennato alcune cose, cerco, magari ne parliamo in maniera più approfondita se ci saranno delle domande, perché è, diciamo, un discorso molto ampio e che si estende anche oltre, diciamo, quella che è la personalità di Norman Cohn e la sua biografia culturale, per cercare di entrare magari nel vivo di questioni più metodologiche, di fonti. Il metodo è quello della più aggiornata storia della storiografia, che cerca di contestualizzare gli autori e le loro opere anche alla luce delle acquisizioni del cultural turn e più in generale di quelle che possono essere, diciamo, la fine delle grandi narrazioni, le contraddizioni della modernità, e quindi anche un discorso storiografico che guardi alla storia delle idee, alla storia degli intellettuali. Qua ho messo proprio così tre guide di massima che hanno ispirato il lavoro, ma che in generale ispirano molti studiosi, quindi i lavori di Stefan Collini, le biografie di Adam Sisman, e questa l'ultima opera, appunto, è l'ultimo volume dei cinque della Oxford History of Historical Writing. E per quanto riguarda invece, diciamo, le fonti, materialmente, ovviamente mi sono rivolto sia a fonti primarie che secondarie, quindi le fonti secondarie, quindi la letteratura, e quindi sono partito dalle bibliografie dei libri di Cohn. All'inizio il problema era quello delle fonti primarie, cioè non esisteva un archivio Norman Cohn, si pensava che fosse perso, fosse andato distrutto. In realtà è buona parte conservato a casa della vedova di Cohn, la seconda moglie, a Cambridge, dove mi sono recato anche grazie all'aiuto del Norman Cohn Trust, che è stato solo recentemente fondato, e dove ho trovato, appunto, le carte, circa 400 fogli di questo archivio che si pensava fosse andato perduto. Buona parte dell'archivio del Columbus Center, come dicevo, non essendo solo affiliato da un punto di vista istituzionale alla Sussex University, in realtà è contenuto all'interno dei David Astor Papers, che sono stati recentemente, ancora non sono disponibili a causa Covid, ma sono stati recentemente spostati alla Bodleian Libraries di Oxford, alla Western Library in particolare, dove sono stato. E poi ho cercato, fin dall'inizio, cioè consapevole della mancanza di fonti primarie, quindi dell'archivio principale, personale di Norman Cohn, ho cercato quello che potessero essere tutti i collegamenti possibili con le persone, gli autori che poteva aver conosciuto. Ad Equip, ad esempio a Brighton, c'erano pochissime carte di alcuni seminari che Cohn aveva svolto per la Sussex University nell'ambito del Columbus Center. Alla Hoover Institution c'era un carteggio abbastanza interessante, anche se non completo del tutto, con Eric Fogelin, amico comunque conoscente già dagli anni 50, già dal 53, appunto all'American Jewish Committee Archive di New York vi era un importante carteggio che coinvolgeva il Columbus Center, in particolare Norman Cohn e David Astor, come le due principali anime di questo progetto, referenti, i responsabili di allora, e quindi American Jewish Committee dell'Europeo di Parigi, della sede di Parigi, e
la sede principale di New York. Ovviamente gli archivi consultati sono stati molti di più, questi diciamo sono quelli principali dove ho trovato più materiale, ma ho cercato di seguire ogni strada possibile e ogni autore possibile che potesse essere entrato in contatto con Norman Cohn e in seconda istanza con il Columbus Center, cercando però di mantenere il focus sempre su Norman Cohn e cercando di leggere anche l'esperienza del Columbus Center, su cui peraltro ancora non c'è nulla di completo e nulla di esaustivo, ma cercando di leggerla alla luce della sua biografia intellettuale, piuttosto che come impresa, diciamo, collettiva, che è un argomento ben più ampio. Per concludere, ho messo, e anche qua adesso non mi fa andare avanti, perdonatemi, ma secondo me quando qualcuno entra... Ok, perfetto, perché tutte le volte che qualcuno entra mi dà problemi. E ho messo qui l'indice modificato della tesi, essendo il paper stato consegnato a giugno, ho apportato delle modifiche rispetto all'indice provvisorio che avevo già inserito e nella relazione, nel paper che ho inviato, e questo per dare un'idea, diciamo, dei capitoli del focus degli argomenti su cui mi sono concentrato, cercando appunto di seguire quello che era un ordine cronologico, quindi della biografia culturale di Cohn, dagli anni della formazione fino agli anni della pensione, ma cercando all'interno di fare, qua non ho messo i capitoletti, diciamo, intermedi, per questioni anche di spazio e di leggibilità, ma cercando di dare sempre all'interno di ogni capitolo anche una lettura tematica che affrontasse anche i problemi storiografici e le questioni storiografiche che le sue opere aprono anche in relazione ai dibattiti a lui contemporanei. Grazie mille. Grazie, grazie a Lorenzo Ferrari per la sua presentazione e darei subito la parola a Marcello Flores, prego. Grazie. Possiamo forse togliere il PowerPoint. Ecco, così ti vediamo. Certo. Io vedo ancora il... Sì, anch'io non riesco a capire come mai c'è questo... Chiedo scusa un secondo se vi interrompo. Dottor Ferrari dovrebbe interrompere la condivisione schermo e poi rinominare me Sonetti host, in modo che io possa gestire anche gli ingressi nella sala riunioni Zoom. Sì, non dipende da me, io non riesco a fare nessun tipo di operazione in questo momento. Al centro della sua schermata dovrebbe vedere interrompi condivisione. In basso, sì, okay. Eccola, adesso perfetto. Se clicca sul mio nome dovrebbe vedere tre puntini e quindi nomina host oppure nomina organizzatore, make host o qualcosa del genere. Marcello, vai. Benissimo. Ma intanto volevo, in linea generale, complimentarmi col dottor Ferrari, intanto perché ha affrontato una tipologia di ricerca, quella della biografia intellettuale, che è estremamente poco praticata in Italia, e forse probabilmente il fatto di avere come oggetto del suo studio una personalità inglese, dove invece questo tipo di storie sono abbondanti, rende anche più facile poterlo fare. Devo dire che la sua tesi mi sembra che vada oltre la biografia intellettuale o la biografia culturale in senso stretto, perché riesce a toccare tanti altri punti. Io adesso, nel breve tempo che ho a disposizione, vorrei solo indicare alcuni aspetti. Intanto c'è i diversi temi che Cohn tratta nelle sue opere, che svariano da un punto di vista cronologico, da quella che possiamo chiamare la storia medievale moderna a una storia invece
estremamente contemporanea. E su questo poi volevo fargli una domanda e chiedergli un approfondimento. È una storia delle istituzioni, perché come ci ricordava prima lui, il ruolo del Columbus Center è importante, ma lo è stato anche se non ha avuto il tempo di parlarne, quello del Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, che è ancora uno dei centri più importanti a livello mondiale, a differenza del Columbus Center, che, come ci ha spiegato, è un'esperienza che in qualche modo è stata conclusa. E poi c'è possiamo dire la modalità del suo approccio storiografico, che è un approccio interdisciplinare, con questa forte attenzione agli elementi psicologici e in particolare anche alle influenze della psicanalisi, e che hanno però un impatto importante tanto nella storia, chiamiamola per sintetizzare, della tradizione apocalittica, che è uno dei suoi temi fondamentali, ma anche quelli che riguardano in modo più recente l'antisemitismo, la Shoah e i genocidi. Da questo punto di vista, certamente la ricerca di voler individuare le origini di quella volontà di purificazione che porta quindi a cercare di capire quelli che incarnano il male, dal millenarismo all'antisemitismo, passando attraverso la caccia delle streghe, con un'attenzione estremamente particolare per quelli che Ferrari chiama il fascino dei predicatori che incarnano e interpretano i rancori collettivi, che è qualcosa di estremamente attuale, possiamo anche dire, ma che al tempo stesso ha una declinazione estremamente differenziata sia nelle opere di Cohn, sia riguardo alle epoche in cui lui fa queste analisi. E allora forse, ecco, la prima domanda, nel passaggio tra i suoi studi, che sono quelli più ampi relativi all'epoca medievale e iniziale moderna, diciamo, e quelle invece, le riflessioni sul mondo contemporaneo, non c'è da analizzare un po' troppo un meccanicismo quasi nel sovrapporre i modelli teorici e metodologici di quel tipo di studio sui periodi più antichi all'attualità, oppure viceversa poi la sua attenzione e l'interesse, come lei spiegava, anche molto personale per la psicanalisi, fa sì che il tentativo di studiare le precondizioni psicologiche dei massacri, per dirla un po' banalmente, non portino, anche per quello che riguarda il passato, a invece appiattire il passato su una visione di tipo psicanalitico, diciamo così, su un'analisi di tipo psicanalitico. Ora, noi sappiamo che la psicoistery c'è stata, ci sono stati alcuni anni in cui se ne è dibattuto molto, ma poi in qualche modo è stato un tentativo fallimentare all'interno della storiografia, non perché si negava l'importanza dell'elemento psicologico, ma perché ci sono stati alcuni che sono riusciti brillantemente a utilizzarlo, ma come categorie anche teoriche era molto più complesse.
E questo ha comportato anche che Kohn si è misurato a volte direttamente, molto più spesso indirettamente, con una storiografia molto diversa e molto ampia, da quella delle Annal a tutti i grandi storici della sua epoca, cioè sostanzialmente degli anni 60, perché a me sembra che poi un altro aspetto particolare sia l'interesse per la ricostruzione del mondo intellettuale, culturale, accademico degli anni 60, inglese, ma con le sue ramificazioni e legami in tutto il mondo, che è particolarmente interessante, perché anche quello forse che noi conosciamo meno, se non nelle sue espressioni di storici più rinomati e più importanti, perché l'Italia arriva un po' dopo, solo 10-15 anni dopo, a inserirsi in questo milieu di tipo internazionale. Ecco, allora magari sarebbe interessante anche, e non so quanto l'ha fatto, perché io ho letto un suo saggio, quello che ci ha mandato, ma non il risultato finale della tesi di dottorato, quanto è ricostruita anche le polemiche, per esempio quelle che ha visto in contrasto l'interpretazione di Kohn con quella, per esempio, di Carlo Ginzburg sui benandanti e sul problema generale della caccia alle streghe, diciamo, ma anche quelli con altre scuole, altri studiosi. Questo naturalmente, in questo capisco che ci possa essere il rischio che il suo lavoro perda quella qualità che invece io ritengo importante che mantenga di biografia intellettuale, per diventare poi una specie di tanti capitoli di una storia di istituzioni culturali, una storia di dibattito storiografico e poi in un contesto di biografia. Quindi, come poi ultima e sintetica domanda, le vorrei chiedere appunto come intende cercare di tenere assieme all'interno della biografia culturale, che è il modello, il cuore del suo lavoro, con tutti questi suggerimenti, approfondimenti che lei stesso ha messo nel dibattito e che potrebbero dar luogo anche a tante approfondimenti e opere di carattere diverso, o saggi o libri o articoli che possano approfondire. E comunque, ancora di nuovo, e termino, un ringraziamento, perché Norman Kohn è un personaggio enorme che è assolutamente misconosciuto o comunque poco conosciuto in Italia, anche da parte di chi si è occupato soprattutto delle questioni più moderne. Ultimamente, proprio negli ultimi anni, si sono visti molti articoli e saggi che lo riprendono in considerazione, ma soprattutto per quello che guarda i suoi studi più antichi, quindi all'interno delle questioni che riguardano il millenarismo, la tradizione apocalittica e così via, e meno invece per quello che riguarda l'antisemitismo, su cui probabilmente il suo contributo è stato significativo, ma poi non così forte da poter restare e venire un po' diffuso all'interno di una comunità più ampia. Grazie. Grazie, grazie Marcello. Chiedo a Lorenzo Ferrari, intanto, se credo per permettere a chi è fuori la nostra riunione di poter entrare, di nominare host Silvia Sonetti in modo che possa gestire.
E poi mentre risolviamo questo problema, ovviamente apro la discussione. Però adesso si è risolto. Risolto? Spero si è risolto adesso. Sì, vedo Silvia che annuisce. Ok, scusate che avevo la chat. Niente, ci mancherebbe. A posto. Allora, torniamo invece a con domande, questioni, chi vuole intervenire. Se c'è tempo, a me mi incuriosiva quel riferimento all'archivio, ai 400 fogli, che cosa, se ci può dire qualcosa in più su come, che tipo di archivio è, se è un archivio di lavoro, di schedature, di carteggi, che immagino, ecco, rispetto alle cose che ci ha detto anche sulla suddivisione dei capitoli o dei paragrafi, sia un aspetto non marginale. Lo di... E poi vedo, ecco, forse Simon... Sì, io sarò bravissimo perché sono stato supervisor della tesi, quindi diciamo ho avuto numerose occasioni di discutere con Lorenzo Ferrari del suo lavoro. Però credo sarebbe interessante forse se volesse, per valorizzare ulteriormente le sue ricerche, quanto è venuto finora appunto esaminando e scoprendo, collocare un po' con nelle sue ulteriori risposte rispetto al dibattito nelle scienze sociali degli anni 50 e 60, ad esempio gli studi sulla personalità autoritaria, quelli che nascevano sulla scia della scuola di Francoforte, ecco, come si colloca l'opera di Kohn, che è forse più quella di uno storico culturale, rispetto alle scienze sociali, gli eredi in qualche modo della psicanalisi, che pure, come abbiamo detto, lo influenzava, e gli studiosi, i sociologi che guardavano appunto ai comportamenti nelle condizioni di costrizione, pensi agli esperimenti di Milgram, insomma tutto un contesto internazionale che influenzato sia dal tentativo di interpretare l'esperienza del nazismo e dell'olocausto, sia dal clima della guerra fredda e dal angosce per l'interpretazione del sistema sovietico, era interessato a gettare a luce appunto su queste forme di costrizione dell'esperienza individuale e collettiva, e con cui inevitabilmente Kohn si trovava in dialogo. Grazie. Grazie anche a Simon. Se non ci sono, tornerei da Ferrari, mi sembra che ci siano già non punti non marginali, ecco, sia rispetto all'impostazione che a quest'ultimo riferimento al contesto più ampio del dibattito culturale di allora. Prego. Certo, grazie mille al prof. Flores per le osservazioni che mi ha fatto e che accolgo molto volentieri. Spero di rispondere a tutti in maniera abbastanza esaustiva, perché si tratta ovviamente di questioni molto, molto importanti e centrali di tutto il lavoro. Allora, è vero che Kohn è un autore che tratta temi molto diversi, cronologie molto diverse, questioni molto diverse. Non è, ricordiamo, e questo secondo me è importante da tenere a mente, non è uno storico di formazione, cioè è un linguista che si dedica alla storia alla luce di alcune sollecitazioni che gli provengono dall'esperienza personale della guerra. Questo lo dico anche perché, diciamo, nella tesi penso e credo e spero di non aver fatto, diciamo, una geografia del personaggio. Ho cercato anche, diciamo, di mostrare quando possibile i punti deboli. Tra questi punti deboli, ovviamente, spesso e volentieri, se vogliamo semplificare, c'è un po' la tendenza di Kohn a fare, a utilizzare categorie da un lato psicoanalitiche, dall'altro anche sociologiche, per lo più prese dagli studi di Max Weber, in questo secondo caso, sul carisma, e in modo, diciamo, non particolarmente ortodosso, e cercando piuttosto di analizzare quello che appunto gli interessa di volta in volta, e quindi isolando singoli fenomeni di quelli che per lui sono i fondamentalismi nella storia,
appunto lungo un filo cronologico molto diverso e guardando appunto anche fenomeni che lui ritiene accomunati da una medesima, da quello che in realtà Franco Ferrarotti ha definito, riferendosi a Conn, il messianismo rivoluzionario europeo. Quindi, ecco, questo, diciamo, come prima considerazione in relazione al fatto che, appunto, si diceva, Conn affronta diversi temi nelle sue opere e anch'io necessariamente mi sono dovuto immergere, cercando sempre però di tenere, diciamo, il più possibile il focus sulla sua biografia e quindi cercando appunto di andare in ordine cronologico rispetto alla sua formazione e ai suoi studi, o comunque però mi sono dovuto immergere in queste molte e differenti questioni storiografiche. E vado qui, le domande spesso e volentieri, le osservazioni sono collegate, quindi magari spero appunto di riprenderle mano a mano. Storia delle istituzioni, lei ha citato il Montreal, l'istituto, appunto l'istituto sugli studi sulla violenza. Credo, se non sbaglio, ma in questo caso è ovviamente lei l'esperto, penso sia stato anche il primo centro di studi sul genocidio, se non ricordo male, che è stato fondato nel 1981 da Frank Chalk e Kurt Jonansson, se non ricordo male. Penso sia proprio il primo. Coinvolsero Conn nel 1981 proprio per questo istituto sugli studi dei genocidi. Perché lo coinvolsero? Perché anni dopo, in un'intervista, si trova anche disponibile, penso, su YouTube, Frank Chalk dirà Norman Conn ha contribuito ad allargare il concetto, anche da un punto di vista normativo e giuridico, il concetto di persecutore. Cioè, l'esempio che fa Chalk in quel caso lì è quello dei Tutsi e della guerra, quindi, in Ruanda tra Hutu e Tutsi. Dice Chalk, i Tutsi da un punto di vista, diciamo, etnico e scientifico da un punto di vista scientifico non sono un gruppo etnico, ma sono gli Hutu, cioè i persecutori, a definirne i contorni e sulla base di questo, diciamo, anche le corti internazionali dei diritti dell'uomo possono definire, diciamo, che è il persecutore a definire un gruppo come un gruppo magari etnico, come un gruppo religioso, pur magari da un punto di vista scientifico non essendo quel gruppo lì un gruppo veramente separato dalla società. E quindi Frank Chalk e Kurt Johansson coinvolgono Conn a Montreal, alla Concordia University. Lui terrà lì anche tre lezioni, fondamentalmente sui tre campi, ma per lo più concentrandosi sull'aspetto dell'antisemitismo, come è immaginabile che fosse, e appunto l'eredità di Conn verrà riconosciuta dai fondatori di questo centro, che è ancora attivo e finanzia ancora delle borse, quindi è un centro storico da quel punto di vista lì. L'attenzione alla psicanalisi, qua c'è una premessa, diciamo, cercherò di essere più conciso e efficace, spero possibile. Allora, l'entusiasmo per la psicanalisi all'interno del Columbus Center viene da David Astor, che è paziente di Anna Freud. All'interno del Columbus Center vengono coinvolti psicoanalisti e psichiatri di scuole appunto differenti, quindi non necessariamente puramente freudiani. E quindi, diciamo, il mix che ne risulta all'interno del Columbus Center è appunto, questo me l'ha detto anche Riccardo Steiner, che ha conosciuto Conn negli anni Ottanta grazie a una psicoanalista molto importante di scuola kleiniana, cioè Pearl King, è un mix, diciamo, di psicoanalisi più che altro, diciamo, motivato dall'entusiasmo di Astor per lo strumento psicoanalitico come, diciamo, strumento in grado un po' di curare anche i mali della società. Questo entusiasmo è condiviso anche da Conn per un certo periodo. Conn cercherà di liberarsene a un certo punto, dicendo anche a Daniel Pink, nell'ambito del suo studio The Pursuit of the Nazi Mind del 2012, che Astor era veramente eccessivamente entusiasta per la psicanalisi e spesso e volentieri non era obiettivo nei risultati, nel giudicare i risultati che la psicanalisi avrebbe potuto ottenere all'interno della società.
e sicuramente Kohn valuta, essendo anche lui, avendo avuto anche Kohn problemi importanti durante la sua vita di depressione, quindi essendo anche lui stato in cura presso uno psicanalista, è chiaro che la psicanalisi, uno psicanalista di Glasgow, di scuola kleiniana, sono sicuro che anche per lui la psicanalisi aveva una certa, aveva un certo tipo di valenza, probabilmente più sul piano, diciamo, del singolo paziente più che della società. Però è indubbio che nello studiare il fascino, come diceva, come riprendeva appunto le mie parole anche il prof Flores, il fascino dei predicatori, diciamo, sulla folla, è chiaro che Kohn vede nella psicanalisi, anche sulla scia di Edward Glover e insomma gli studi sul war, sadism e altro, è chiaro che si inserisce e vede una possibilità, almeno all'inizio nel Columbus Center, nei primi anni della psicoanalisi. Ne rimarrà poi ovviamente deluso. Fra l'altro, tutte le edizioni dei suoi libri, in particolare i primi tre libri, The Pursuit of the Millennium, War on Frozen Side e European as Demon, hanno tutte e tre, nelle prime edizioni, dei postscript solitamente intitolati tipo A Case Study in Collective Psychopathology o Postscript in Psychopathology, cioè delle conclusioni, diciamo, che analizzano alla luce degli strumenti psicoanalitici, in realtà in maniera molto primitiva, se vogliamo, cioè la analizzano in modo molto generico, perché appunto non era neanche uno psicanalista, era un linguista che si presta alla storia a un certo punto, analizzano il millenarismo, l'antisemitismo e la caccia alle streghe, e in particolare la creazione dei pregiudizi sulla caccia alle streghe, alla luce degli strumenti psicoanalitici, come dicevo. La psicohistory, e qui mi collego appunto, diciamo che non c'è un collegamento, non ho trovato un collegamento preciso fra Kohn e psicohistory. Psicohistory intendiamo, cioè, giusto per fare due nomi, Robert J. Lipton, Lloyd DeMose, e in realtà poi diciamo tante altre scuole, ma questi sono i due più noti al grande pubblico. C'è una lettera in cui Kohn consiglia ad Astor il libro recentissimo di Robert J. Lipton sui medici nazisti, e in cui dice, ma insomma Robert J. Lipton mi è sempre sembrato, diciamo, quello più credibile sulla psicohistory. Però in realtà non c'è un collegamento diretto sulla psicohistory. Sono d'accordo anch'io nel dire che in un certo senso, diciamo, la psicohistory ha avuto degli enormi limiti, e spesso e volentieri poi si è risolta, parlo per esempio nel caso di DeMose, nell'analizzare diciamo le questioni sull'infanzia, quindi si è diciamo che non aveva nessun tipo di punto di contatto, soprattutto a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80, con l'esperimento del Columbus Center, e infatti non ne ho trovati direttamente. E sì, c'era poi appunto il discorso della ricostruzione del mondo accademico. Sì, nella tesi, diciamo, il mondo accademico viene, cerco di toccare, diciamo, alcuni punti fondamentali, in particolare sulle amicizie e i colleghi di Kohn, come Hugh Trevor Roper o Eric Vogelin, Isaiah Berlin, sono tutti personaggi con i quali ho trovato carteggi con Kohn. E quindi ho cercato di ricostruire un minimo, diciamo, l'ambiente accademico britannico a partire da questo, senza cercare appunto di perdermi, spero di non averlo fatto, su questioni di questo, diciamo, più marginali, o cercando di non, diciamo, di non rendere ipertrofica quella parte lì. Velocissimamente, tanto ho già sforato sicuramente, Carlo Ginzburg nella storia notturna, nell'introduzione della storia notturna dell'89, dice e rimprovera Kohn un metodo troppo antropologico. Kohn recensisce in parte i benandanti nella tradizione di John e Ann Tedeschi, e attribuisce, diciamo, a Ginzburg, potremmo dire, diciamo così, un eccessivo interesse per la componente, potremmo dire, sociale della caccia alle streghe. Però in un certo senso i due personaggi dialogano, non sono completamente in disaccordo, anche se Kohn ha un po' una deriva, diciamo, che si può ricondurre anche agli studi di Christina Lardner sullo studio
fra la politica e lo sviluppo da parte dell'elite dei pregiudizi contro le streghe. Quindi diciamo è proprio una deriva anche diversa rispetto a quelle di Keith Thomas e alla McFarlane. Se ho tempo finisco le ultime cose, se no... Siamo purtroppo, se riesce una battuta ancora sì, ma siamo proprio sul filo, chiedo scusa. Certo, no, le questioni sono tante. Professor Gentiloni mi chiedeva sui fogli a Casa di Con, è un archivio molto vasto, molto vario, ci sono lettere, c'è una lettera di Bertrand Russell, lettere di Georg Mosse, ci sono draft di lezioni, ci sono draft e parti di libri, c'è veramente un po' di tutto. E sì, giusto una battuta sulla personalità autoritaria, conosce quel dibattito chiaramente e in particolare ha contatti all'inizio degli anni 60 in funzione della possibilità di un'estensione del Columbus Center in America con Nevitt Sanford, uno degli autori appunto del libro del 1950. Bene, grazie. E Marcello, vuoi dire una battuta finale? Sì. No, l'unica battuta che dico è che chiedo al dottor Ferrari, poi quando è terminata completamente, di mandarmi la sua tesi di dottorato, che la voglio leggere tutta con molta più attenzione. Basta. Bene. Molto volentieri, grazie, molto volentieri. Siamo in molti a unirci alla richiesta di Marcello, troveremo poi il modo per farla girare la sua tesi quando sarà il momento. E grazie a tutti, scusatemi ancora per il controllo sui tempi. Chiedo a Mariangela se ci interrompiamo ancora 5 minuti. Sì, dai, 5 minuti. Allora a 17:40 per l'ultimo tesi di dottorato. Grazie.
Bene, riprendiamo allora e ci spostiamo adesso per l'ultimo tesi di dottorato e presenterà Marco Bruni dell'Università di Teramo. Il titolo è L'Italia negli atti del Ministero per la Sicurezza di Stato della Repubblica Democratica Tedesca 1970-1989. Laura Di Fabio è la discussant e chiederei appunto a Marco Bruni di presentare il suo lavoro facendo attenzione ai tempi, che sono quelli appunto dei 20 minuti. Prego. Grazie professor Gentiloni, buongiorno, innanzitutto grazie per l'invito a partecipare ai lavori della commissione, insomma, di dottorato. Allora, va bene, allora inizierò col mio paper, insomma. Allora, l'obiettivo del lavoro è stato quello di ricostruire le attività della Stasi con il riferimento al Ministero per la Sicurezza di Stato della DDR, comunemente conosciuto col nome di Stasi, con riferimento all'Italia durante un arco cronologico che va pressoché dal profilarsi dello Spolitik del cancelliere Willy Brandt alla caduta del regime comunista tedesco-orientale, nel tentativo di evidenziare il contributo apportato dall'intelligence tedesco-orientale allo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Roma e Berlino Est nella cornice di un mutevole quadro internazionale. Le suddette attività sono state analizzate, visto che la tesi è ormai prossima alla stesura finale, prossima alla stampa finale, sono state analizzate dal punto di vista dell'efficienza e della qualità delle informazioni raccolte dalla Stasi su alcuni aspetti cruciali della vita politica, sociale ed economica della penisola, senza mai però perdere di vista il più vasto contesto in cui queste si dispiegano, vale a dire quello della conflittualità sistemica propria della Guerra Fredda, in cui tanto l'agire politico dei governi italiani quanto le necessità informative della Stasi non possono essere scisse dai condizionamenti politici degli Stati Uniti, né tantomeno dalle ansie di sicurezza dell'Unione Sovietica. Se il focus della storiografia fino ad ora è stato a lungo posto sulle attività della Stasi nella e verso la Repubblica Federale Tedesca, ovviamente desiderata dello spionaggio sovietico sul suolo europeo, la prospettiva è stata gradualmente estesa alle operazioni condotte dai servizi tedesco-orientali anche in altri contesti geografici e in supporto dei cosiddetti movimenti di liberazione nazionale, se non altro come ricerche complementari allo studio delle attività sovietiche sullo scenario mondiale. Per oltre due decenni la storia della Stasi ha incontrato scarso interesse presso la storiografia italiana. Tra le poche monografie sul tema vanno segnalate sicuramente quella redatta da Gianluca Falanga, autore di Una storia della Stasi in lingua italiana, e di un volume espressamente dedicato all'attività del servizio tedesco orientale sulla e verso la penisola, così come quella pubblicata su Una storia della Stasi, appunto, quella pubblicata dalla presidentessa del Centro di Ricerca per l'Intelligence di Roma, Antonella Colonna Vilasi. In special modo le opere di Falanga però deve attribuirsi il merito di aver per la prima volta presentato al pubblico italiano una storia della Stasi e delle sue attività all'interno della penisola, in vari settori. Sebbene pensato per un pubblico, per così dire, non specialistico, in special modo il volume sullo spionaggio della Stasi in Italia, verso l'Italia, è basato su una documentazione archivistica molto vasta ed estremamente eterogenea, che si è in parte cercato di ricalcare e di analizzare, insomma, con strumenti un po' diversi, e che getta luce per la prima volta su appunto i campi di interesse del servizio tedesco orientale, sui suoi obiettivi strategici e sulle metodologie di volta in volta adoperate dagli agenti di Berlino Est, informatori più che agenti, nel tentativo di approfondire ed espandere le proprie conoscenze sulle forze politiche e sulla società italiana. Se si escludono i volumi appena citati, la documentazione sull'Italia conservata presso l'ente federale per gli atti della Stasi, la sigla è BSTU, Bundesbeauftragte für die Stasi Unterlagen, è stata interpellata dagli storici italiani solo puntualmente e in rapporto sempre e comunque ad aspetti specifici quali i rapporti culturali Italia-DDR, penso a Magda Martini, oppure nel contesto di ricerche più vaste riguardanti le relazioni politico-economiche tra i due paesi, come appunto fatto recentemente da Laura Fasanaro o da Lille Pötech in Germania, altri due storici che all'inizio del 2000 hanno prodotto le uniche due monografie sui rapporti tra i due paesi. Manca tuttavia una trattazione che esamini a fondo il lato nascosto di questi rapporti, laddove, come già accennato anche dal collega durante il primo intervento, il ciclo di intelligence può essere considerato un fattore complementare alle relazioni ufficiali tra attori di natura diversa, sia essa politica, militare ed economica.
La conoscenza delle intenzioni dell'avversario concorre infatti alla formulazione di ipotesi, tanto sulle sue eventuali, cioè sulle sue eventuali mosse future, contribuendo in questo senso, nel migliore dei casi, almeno ad una ridefinizione delle scelte di politica estera, se non addirittura costituendone in qualche caso il punto di partenza. Per quanto riguarda le fonti utilizzate, queste provengono nella maggioranza, nella stragrande maggioranza, dagli archivi del BSTU, appunto l'ente federale di cui abbiamo parlato poco fa, con sede a Berlino e che si occupa della fruibilità, della messa a disposizione di questo enorme lascito documentario. Presso questo archivio in particolare sono state prese in considerazione le carte prodotte da alcune unità operative, e che andrò adesso brevemente ad elencare, e sono innanzitutto le informative dello spionaggio estero ricapitate alla dirigenza politica, vale a dire l'HVA diretta da Marcus Wolf e tutto quello che era stato prodotto da quel particolare dipartimento operativo. La documentazione prodotta dai dipartimenti deputati allo spionaggio economico, tecnico e scientifico, vale a dire il Dipartimento 18, il settore per la coordinazione commerciale, COCO, così come il settore per la scienza e la tecnica dello spionaggio estero dell'HVA. Sono state poi considerate le carte del controspionaggio, gli atti del Dipartimento Antiterrorismo, la documentazione dell'Ufficio Centrale per la Valutazione e Informazione, anche detto ZAIG, così come i dati provenienti dalla ricostruzione del database elettronico dello spionaggio estero della Stasi, denominato SIRA. Questo suddiviso a sua volta in banche dati parziali numerate e all'interno delle quali l'intelligence era raggruppata per campi tematici afferenti ai diversi settori di spionaggio appena elencati. Inoltre è stata considerata la documentazione della divisione 10, quella deputata alle connessioni internazionali, ovvero il punto di snodo attraverso il quale circolavano le informazioni con l'Unione Sovietica e con gli altri paesi membri del Patto di Varsavia, con gli altri servizi di sicurezza. Laddove consultabile sono state poi considerate le schede identificative degli agenti coinvolti nelle operazioni di spionaggio sull'Italia, il cosiddetto dossier Rosenholz. Ognuno di questi insiemi documentali presenta le sue specificità. Laddove possibile si è cercato, o quantomeno si cercherà anche sulla base degli ultimi consigli ricevuti dai valutatori, di integrare nello studio tecnico del materiale raccolto un approccio più propriamente etnografico che tenga conto non tanto delle qualità dell'informazione raccolta sulla base di criteri assoluti di vero o falso, quanto invece di posizionare le supposte verità e i segreti custoditi nei documenti nell'orizzonte culturale e lavorativo dell'istituzione di provenienza, un'istituzione spinta alla produzione da quelli che erano appunto che era la struttura economica base dell'economia socialista, il piano quinquennale, allo stesso modo in cui un determinato complesso industriale doveva produrre una determinata quantità di materiale, allo stesso modo i reclutatori e gli ufficiali della Stasi dovevano necessariamente raggiungere delle quote di reclutamento e raggiungere degli obiettivi, il che portava da una parte alla moltiplicazione dell'informazione e alla stessa falsificazione dell'informazione, così come alla la duplicazione di agenti veri o presunti. E allo stesso modo, getta qualche dubbio su quelle che erano effettivamente le verità che sono poi contenute in questi documenti, che vanno letti con la lente interpretativa di un servizio che nasce, cresce, si sviluppa e scompare nella tradizione cechista, ovvero con quest'idea che poi è alla base della dottrina della sicurezza sovietica, per cui la rivoluzione socialista è un castello assediato da tutte le parti, di conseguenza il nemico è potenzialmente dappertutto. Questo suggerisce anche ovviamente di andare ad indagare la definizione di amico o nemico in un sistema come questo socialista, soprattutto nell'ambito dei servizi di sicurezza, che tendeva a giustificare la creazione del nemico proprio partendo da un presupposto ideologico per cui il resto del mondo è pericoloso e manipolatore. Per quanto concerne soprattutto la documentazione dell'HVA, questa è stata quasi totalmente distrutta nei mesi che hanno seguito la caduta del muro di Berlino. I movimenti civici sorti nel corso della rivoluzione pacifica in Germania, Est, hanno contrattato fino all'ultimo con la dirigenza della Stasi e accettato la distruzione della documentazione relativa allo spionaggio estero, mentre hanno preteso la conservazione di tutto quanto riguardasse la repressione interna e il controllo della popolazione. La decisione era maturata nella convinzione, promossa dallo stesso Marcus Wolf, d'altronde, che l'HVA non avesse mai svolto un ruolo nelle faccende interne, limitandosi a svolgere compiti propri di un qualunque altro servizio di intelligence di uno Stato sovrano. A colmare parzialmente questa gigantesca lacuna giunge appunto il database elettronico SIRA, ricostruito oggi quasi del tutto e interrogabile per parole chiavi, che ci dà quantomeno un'idea dei temi che venivano trattati all'interno delle informative consegnate, che sono però andate distrutte. È come avere tendenzialmente l'indice di una grande biblioteca di cui non si possono più effettivamente consultare i volumi. Infine, diciamo, tra la fine dell'89 e l'inizio del 90,
la dirigenza della Stasi diede ordine di eliminare anche gli schedari dell'HVA, del servizio esterno, quelli contenenti cioè tutte le identità degli agenti, agenti per così dire, arruolati dal dipartimento retto da Wolf, una cui copia è stata però, appunto, sotto il nome di Rossi e Rosenholz, è stata fortunosamente raccolta dalla CIA e finita in mani americane e riconsegnata al governo tedesco occidentale soltanto nel 2001, praticamente. Ed ha comunque consentito l'identificazione certa di quasi tutte le fonti dell'HVA in posizioni di rilievo, contribuendo così al delineamento di un quadro d'insieme delle attività della Stasi in Germania Ovest e certamente, anche se in modo un po' meno approfondito, in Occidente. Le informative prodotte dall'HVA, sebbene non riportino notizia diretta circa fonte e metodi operativi, gettano una luce chiara sullo stato delle conoscenze del servizio su un qualsivoglia tema e rappresentano il prodotto finito o quasi, comunque insomma, il gradino precedente al processo decisionale del ciclo di intelligence. Il BST ovviamente mette a disposizione di qualunque ricercatore un intero volume, insomma un indice di tutte queste informazioni che possono essere poi richieste personalmente all'archivista e si può capire se c'è o meno il fascicolo e quant'altro. Se la documentazione prodotta dal Dipartimento 18, quello deputato alla difesa dell'economia e allo spionaggio industriale e allo ZAIC, che era l'ufficio centrale per la valutazione e informazione della Stasi, è ancora oggi quasi del tutto conservata e consente di trarre giudizi relativamente completi, una menzione a parte meritano però le carte del Dipartimento 10. Qui sono rinvenibili in forma sparsa numerose informative inviate dai servizi alleati alla Stasi su questioni relative alla sicurezza dei rispettivi partner all'interno del sistema di alleanze gestito da Mosca. Vi si trovano telegrammi provenienti da pressoché tutte le capitali dell'Europa centro-orientale e gli argomenti variano ovviamente da partner a partner, abbracciando temi che spaziano dal controllo delle frontiere comuni, ad esempio tra Germania Est, Ungheria o Polonia, a temi di politica internazionale, come appunto la politica orientale reganiana o il famigerato scudo spaziale. Sullo sfondo una dottrina della sicurezza comune, quella suggerita appunto da Mosca, che soprattutto negli anni 70 e nel contesto della distensione incentivava i propri alleati ad intensificare le operazioni di spionaggio in un momento in cui un aumento esponenziale dei contatti est-ovest poteva significare anche una penetrazione culturale dell'Occidente. Come abbiamo detto, insomma, soprattutto la Germania Est non si ritenne mai al riparo dal pericolo maggiore, che non era tanto l'Occidente quanto la propria popolazione, il modo in cui questa popolazione potesse essere influenzata da idee non conformi, insomma. Comunque, dicevamo, sullo sfondo c'è questa dottrina della sicurezza, però c'è anche un altro un corpus documentario minoritario, è quello sicuramente della SACMO, vale a dire presso il Bundesarchiv, dove ci sono conservate tutte le dove è conservata la documentazione ufficiale prodotta dal partito egemone, e vi si ritrovano anche informative di anelli di raccordo, per così dire, informative che circolavano sicuramente tra la Stasi e tra la SED, prima o dopo incontri di delegazioni ufficiali del mondo industriale o politico italiano, e quindi c'era sempre insomma un rapporto che veniva spedito alla dirigenza prima o dopo. La struttura e i contenuti della tesi, il lavoro è suddiviso in tre sezioni. Nel primo ci si è premurati di delineare in maniera sintetica e sulla base di una letteratura recente la storia dello Stato tedesco orientale, le circostanze della sua formazione e le sue principali strutture di potere e controllo. Particolare risalto è stato dato alle più recenti teorie formulate dalla storiografia tedesca ed internazionale sul processo di omologazione della zona di occupazione sovietica alle strutture e alle logiche di funzionamento dell'URSS staliniana. La discussione ha visto un progressivo abbandono delle tradizionali interpretazioni basate sul concetto di sovietizzazione, formula che tende a minimizzare il ruolo chiave giocato dalla volontà degli esuli tedeschi nella nascita di uno Stato socialista di matrice sovietica. In anni recenti si è fatta così strada il concetto inedito di Diktatur durchsetzung, vale a dire consolidamento della dittatura, nel quale viene messa a risalto proprio questa determinazione, quella di una generazione di comunisti tedeschi che, fuggiti a Mosca durante il nazismo e tornati in patria, sentivano la necessità di riscattare la propria esperienza politica. Una determinazione certamente appoggiata dal Cremlino, nonostante le ambiguità staliniane sulla questione tedesca, ma che non può e non deve essere letta come l'esecuzione di ordini impartiti dalla dirigenza sovietica. Un secondo tema affrontato in questo capitolo è quello della collocazione e rilevanza internazionale della DDR. Se i primi due decenni della storia della Repubblica Socialista sono stati caratterizzati dai tentativi della dirigenza
di tedesco orientale, di allacciare rapporti con il mondo occidentale in un'ottica di riconoscimento internazionale, obiettivo reso a lungo estremamente complicato dal persistere della cosiddetta dottrina Hallstein tedesco occidentale, secondo la quale il riconoscimento del governo della zona di occupazione sovietica, come veniva definita dai documenti ufficiali, da parte di un alleato di Bonn avrebbe comportato l'interruzione dei rapporti diplomatici tra questo e la Germania Ovest, una circostanza che si sarebbe avverata nel 57 nei confronti della Jugoslavia di Tito, per citare un esempio. Priva della possibilità di instaurare rapporti diplomatici con l'Occidente, la dirigenza di Berlino Est andò alla ricerca di canali di comunicazione alternativi che si espletarono a lungo nella forma di contatti culturali, scambi economici, mantenimento e sviluppo dei rapporti con i partiti comunisti occidentali, nella speranza di trovare alleati disposti, i cosiddetti cavalli di Troia, disposti a perorare la causa del riconoscimento politico dello Stato tedesco orientale e a rompere così l'isolamento internazionale. Raggiunto questo obiettivo, appunto all'inizio degli anni 70, la dirigenza intorno al segretario generale della SED, Erich Honecker, cercò di ritagliarsi un ruolo presso la comunità internazionale come alfiere della pace in Europa, nonché di porre rimedio alle deficienze strutturali dell'economia pianificata seguendo una politica di espansione dei commerci con l'Occidente, di sviluppo tecnologico e di affrancamento dalla dipendenza energetica dall'URSS. Il quadro che ne emerge è quello di uno Stato che cerca di districarsi dai condizionamenti derivanti da ciò che appare allo sguardo dello storico come una sorta di triangolo di potenza, all'interno del quale le possibilità e i limiti dell'agire di Berlino Est sono circoscritti ad Occidente dalla conflittualità verso l'altro Stato tedesco e ad Oriente dall'appartenenza ad un sistema di alleanze che garantiva una ristretta libertà di azione. Dopo una breve trattazione sul sistema giudiziario, dove si verrà evidenziata la strumentalizzazione in chiave di mantenimento del potere da parte dei comunisti, il capitolo si conclude con una breve introduzione all'apparato di sicurezza della DDR, vale a dire quella stasi le cui attività con riferimento all'Italia rappresentano il tema centrale del lavoro. Scudo e spada del partito, questo è il motto, alla stasi era appunto affidato il compito di difendere il potere della SED contro minacce interne ed esterne, così come quello di tenere informata la dirigenza moscovita sulle intenzioni politiche e sulle capacità militari di un Occidente ritenuto aggressivo e manipolatore. Nel secondo capitolo verranno poi brevemente descritti i rapporti Italia-DDR sulla base della letteratura esistente, come avevamo detto appunto Karis Pötzsch, Johannes Lill, Laura Fasanaro, Magda Martini e così via. Questa storia, la storia dei rapporti italo-tedeschi, si può inserire alla fine nel contesto ben più ampio delle relazioni est-ovest, mutando così nei contenuti e nelle linee generali in stretta connessione con i rivolgimenti internazionali e il rapporto alle fasi di tensione e distensione tra i due blocchi, senza tralasciare uno sguardo particolare a quelli che sono stati poi i processi di integrazione europea durante la Guerra Fredda. Andando ora molto rapidamente ai risultati, l'obiettivo principale della Stasi, insomma, noto a tutti, fu sempre acquisizione di una conoscenza approfondita del nemico, ma con una particolare attenzione alle potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale e per una serie di motivi ancora più stretti, con una particolare attenzione alla Repubblica Federale Tedesca. L'Italia, nonostante il suo basso potenziale politico e militare, attirò l'interesse della Stasi e dell'HVA fin dall'inizio della Guerra Fredda. I motivi di questo interesse si adattavano da un lato alle esigenze strategiche dell'URSS, come abbiamo detto, e dall'altro a quelle della leadership della Germania orientale. Con l'allentamento delle tensioni in Europa e l'aumento esponenziale dei contatti est-ovest, la leadership sovietica avvertì, in un certo qual senso, la necessità di monitorare l'intensità e la natura di questi contatti crescenti. L'espressione di questa tendenza furono appunto delle conferenze multilaterali che vennero organizzate con base quadriennale a partire dal 1970, in cui Mosca metteva proprio in chiaro come ci si potessero attendere dei rischi, come a dire, l'Occidente non è in buona fede, l'Europa non è in buona fede, Willy Brandt non è in buona fede, dobbiamo stare attenti a quello che potrebbe succedere, stare attenti soprattutto a una penetrazione culturale. Per quanto riguarda invece, ad esempio, lo spionaggio propriamente politico e militare, possiamo sicuramente confermare la tesi di Gianluca Falanga, per secondo il quale si trattò soprattutto di uno spionaggio indiretto, almeno questo dicono le carte, perché poi andrebbero indagati anche i silenzi. Se andiamo ora a vedere quello che dicono le carte, sappiamo che delle informazioni prodotte, la maggior parte di queste, distribuite poi alla leadership politica, tanto tedesco orientale quanto sovietica, citano esplicitamente fonti vicine ai maggiori partiti della Germania occidentale. L'HVA, ovvero il Dipartimento Estero dello Spionaggio Estero, poteva contare su informazioni provenienti da questi partiti, rendendo così apparentemente superfluo investire tempo e denaro nello spionaggio diretto sulla penisola. Però, come dicevamo, non si possono escludere canali informativi alternativi, come ad esempio tra membri della SED ed elementi collocati alla sinistra del PCI. La ricostruzione di questo tipo di contatti andrebbe forse condotta incrociando appunto la documentazione del BSTU e della SAPMO, come dicevamo, della
della Società per la Conservazione dei Documenti della SED, che appunto con base al Bundesarchiv. Per quanto riguarda l'effettiva fruibilità politica delle informazioni fornite alla SED, dalla documentazione sembra emergere che il ruolo dell'HVA abbia veramente contribuito profondamente a formare la percezione dell'Italia da parte della dirigenza politico tedesco orientale e a identificare il ristretto campo di azione politica della SED presso il corpo politico italiano e a tenerla informata su di esso, e generando una frustrazione non indifferente all'interno della dirigenza politica, che appunto si sentiva come accerchiata e limitata nella propria possibilità di estendere commerci e contatti dalla presenza della Germania Ovest e dall'atlantismo fermo e irrevocabile dei governi italiani. Dal punto di vista dello spionaggio tecnico-scientifico e del trasferimento illegale di tecnologia, i dossier non hanno restituito casi particolarmente eclatanti. Possiamo parlare, ad esempio, soltanto di un paio di casi in cui sappiamo per certo esserci una copartecipazione tra enti statali partitici tedesco-orientali e italiani in un paio di compagnie che si occupavano di lavorazione del metallo che commerciavano materiali ferrosi tra l'est e l'ovest. Sappiamo che c'era una ditta fondata e gestita in parte dal Ministero per la Coordinazione Commerciale della Germania Est, vale a dire un punto di scambio in cui passavano uomini, informazioni e anche, in un certo qual senso, materiali soggetti ad embargo. Che era proprio questo il senso maggiore, tendenzialmente, dello spionaggio della DDR nei confronti dell'Italia, quello di cercare, da un certo punto di vista, di superare, appunto, un tentativo pragmatico di accelerare la produzione e la diffusione di conoscenze tecniche senza passare per una più lunga fase di ricerca e sviluppo. Conoscenze tecniche che erano precluse al blocco orientale da una parte dall'esistenza delle liste COCOM e dall'altra diciamo il commercio era reso difficile anche dalle disposizioni in materia di export implementate con la nuova politica comune economica europea all'inizio degli anni 70. Dall'altra parte, lo spionaggio di questo tipo sembra prevalentemente orientato, almeno verso la penisola, alle necessità contingenti dei gruppi industriali, dei combinati cosiddetti, dei complessi industriali responsabili della produzione di beni di consumo, il che sottolinea soprattutto all'inizio degli anni 70 i tentativi della Stasi di sostenere le misure assistenzialistiche promosse dalla leadership politica, comprare la fedeltà della propria popolazione, con la Stasi che funge da puntello in questo processo. Cosa si può dire dalla parte italiana è che non solo la Stasi, non solo la DDR, ma anche alcuni attori interni a Confindustria, alcuni ai maggiori partiti italiani, sembrano aver cercato di aggirare le disposizioni tanto americane quanto europee in maniera di embargo ed export nel nome di una continuità economica, di una continuità commerciale. Sono stati trovati alcuni piccoli, diciamo, episodi in cui è chiaro che c'è del materiale proibito che passa la frontiera utilizzando come schermo, come copertura, proprio queste grandi compagnie partecipate italo-tedesche. Tra una di queste, appunto, la EUNIT, così come altre piccole compagnie che sono già state anche nominate in oro da Mosca, da Valerio Riva. Abbiamo già dei riferimenti che aiutano un po' a inquadrare la situazione. Forse sì. Siamo sul filo del tempo, mi spiace dover sono velocissimo, mezza pagina. Allora, forse nello spionaggio militare della penisola, che l'MFS sembra aver ottenuto risultati più consistenti, e dico forse, perché non possiamo analizzare il materiale tecnico così in maniera, dovrei essere io non sono un esperto di storia militare, ma sembrerebbe essere abbastanza coerente, insomma, abbastanza importante. Gli analisti della Stasi disponevano di informazioni dettagliate sulle strutture NATO in Italia, sullo stazionamento dei contingenti italiani e americani nella penisola e su alcune delle più importanti infrastrutture strategiche dell'Alleanza Atlantica sulle e sotto il territorio, come appunto il sistema di tubature denominato NIP o NIPS nel nostro caso. Gli alleati europei di Mosca, ad esempio, appaiono come una fonte... le conoscenze militari sono state ottenute in gran parte, lo possiamo stabilire, con l'aiuto dei partner del Patto di Varsavia. Gli alleati europei di Mosca, infatti, appaiono come fonte principale in quasi tutte le aree di spionaggio considerate. Gli anni 70-80 videro, come abbiamo detto, appunto, un aumento esponenziale delle loro attività di intelligence, che stanno a significare come gli incentivi del KGB ad una maggiore cooperazione formulati nelle conferenze multilaterali di cui si è accennato non dovettero essere ascoltati. Non si può negare che almeno per l'Italia la crescente cooperazione tra i servizi di sicurezza comunisti emerga con forza dalla documentazione della Germania dell'Est. Tuttavia rimane ovviamente aperta la questione se e in che misura Mosca abbia potuto effettivamente beneficiare del funzionamento del sistema
e in che modo l'informazione raccolta dai partner abbia contribuito a influenzare i processi decisionali del Cremlino verso e nella penisola. E con questo ho finito. Grazie. Grazie a Marco Bruni. Darei subito la parola a Laura Di Fabio, che vedo collegata. Prego, Laura. Grazie. Devi attivare il microfono, non ti sentiamo. Scusate, allora ricomincio. Buonasera a tutte e tutti e scusate per il cambio di programma. E partirei, ringrazio Marco Bruni per questa presentazione così ricca di dettagli, ma almeno insomma, ha messo bene in luce tutti gli aspetti, moltissimi aspetti che tratta nella sua ricerca. Vado veloce e partirei dai punti di forza del suo lavoro per poi arrivare alle a delle criticità su cui avremo poi modo di discutere. Insomma, lei ha quasi finito o ha finito insomma la tesi di dottorato, quindi poi avrete modo di discuterla in sede dottorale e poi avrà modo di lavorarci se appunto, cosa che mi auguro, la pubblicherà. Quindi tutti questi consigli che magari posso darle spero le siano utili magari per una successiva redazione del suo lavoro. Lei ha approfondito dettagliatamente l'aspetto delle fonti e anche l'uso informativo dei database e la ricerca, per quanto lei non è uno storico militare, però mi sembra si concentri moltissimo sull'aspetto prettamente militare e di intelligence e questo da una parte è un vantaggio, dall'altra però insomma la mia raccomandazione, come poi appunto lei specificava, è di non dimenticare le relazioni diplomatiche, i rapporti di forza, no? Tra gli apparati militari e gli apparati civili, anche se la Repubblica Democratica Tedesca, a differenza per esempio della Repubblica Federale Tedesca, ha un sistema appunto soprattutto legato al militare, di rafforzamento del militare. E quindi il fatto delle relazioni tra militare e politica, che poi sono emerse anche durante le analisi oggi della tesi di Cacciatore, insomma, e poi insomma, torna, no? Torna la complessità dell'analisi non solo militare, ma anche diplomatica, delle relazioni internazionali, della politica, dell'economia, e su questo torneremo più avanti. E però appunto la ricerca militare può rappresentare un valido contraltare, quindi una prospettiva diversa per studiare questo tipo di relazioni, per cui diciamo che la prospettiva è interessante in un'ottica di superamento anche per esempio della dottrina Einstein, il fatto anche di cioè, come superare quell'isolamento diplomatico attraverso anche delle relazioni, dei servizi, delle relazioni di intelligence. Vado un po' a spot. Sul fronte degli studi sui rapporti diplomatici tra Italia e Repubblica Democratica Tedesca, lei cita appunto un'attenta bibliografia sia in lingua tedesca che in lingua italiana, lavori che hanno analizzato, si sono concentrati su diversi aspetti della storia della Repubblica Democratica Tedesca anche in relazione all'Italia. Ci sono stati degli studi recenti di tesi di dottorato che magari lei già conosce, ma magari poi potremo magari parlarne in un secondo momento per mail. Mi viene in mente Francesco Leone, che si è occupato dei rapporti della questione tedesca e dei rapporti tra Partito Comunista e italiano e SED, oppure per esempio sul Ministero per la Sicurezza di Stato qualche anno fa si è dottorata una studiosa a Teramo, Federica Addis, proprio su terrorismo, no? Immagino lei sappia. Quindi poi anche approfondire questi aspetti recenti, queste ricerche recenti che la possono sicuramente aiutare poi nella sua di ricerca, quindi mi permetto, ma immagino che magari lo saprà e l'avrà inserito nel suo studio. Nell'indice, insomma, io quindi mi soprattutto sui rapporti tra Italia e Repubblica Democratica mi rifarei soprattutto alla letteratura esistente, dopodiché, come appunto anche già detto prima, dopodiché approfondirei ecco più degli aspetti innovativi che lei mette in luce. Allora, il tema del terrorismo, insomma, mi sembra che ci sono
lei voglia indagare o ha indagato, se ci è riuscito, molti complimenti, una mole forse troppo grande di dinamiche e di aspetti che già presi singolarmente, no? Rappresentano dei macro temi di ricerca, no? E quindi per la fattibilità del lavoro forse il mio consiglio in futuro è di impostare un lavoro che abbia 2-3 tematiche specifiche trattate molto bene, molto approfonditamente e quindi senza perdersi in mille rivoli. Glielo dico perché ci sono passata anch'io e quindi poi alla fine tagliare permette di mettere a fuoco degli aspetti e di non ammassare nozioni e approfondire anche in maniera limitata alcune cose che forse non ha, insomma, il rapporto con le Brigate Rosse, col terrorismo, forse non è poi così fondamentale nell'economia del suo lavoro, ma semplicemente perché già è stato abbastanza trattato, a meno che lei non abbia trovato naturalmente delle carte inedite e molto interessanti, io non mi permetto, insomma, però ecco, ci sono degli aspetti più classici che forse si possono, uno può fare a meno di fare proprio una ricerca archivistica e quindi ci si rifà la bibliografia esistente e poi ci si concentra invece su temi più inediti. Per esempio lo spionaggio economico, anche se lei appunto prima specificava che ci sono dei casi eclatanti, ma non sono tantissimi, però ecco, sullo spionaggio tecnico, tecnologico, scientifico, ecco, quello è un tema che in realtà sarebbe molto interessante approfondire e a cui dedicare maggiore spazio. Perché è un tema complesso che intreccia diversi livelli, il piano politico, economico, delle relazioni internazionali e il piano della sicurezza. La Germania dell'Est cerca in tutti i modi, no? Ha dei tentativi di, appunto come prima affermava, di guardare all'Italia e di avere questo scambio, no? Legato soprattutto allo sviluppo industriale e tecnologico, che a mio avviso è un tema poco esplorato. Falanga lo tratta marginalmente, questo tema, non so se lo tratta marginalmente perché mancano le fonti, ma questo tipo di fonti forse non si trovano soltanto negli archivi tedeschi, ma magari si potrebbe fare anche uno studio più anche sugli archivi delle aziende o delle industrie italiane, quindi poi lì però la ricerca si amplia ancora di più. E quindi io mi concentrerei molto sulle fonti del Dipartimento Casera 18 e COCO, e quindi il consiglio che le hanno dato anche della questione etnografica è un consiglio appropriato, e anche del come funzionava l'apparato securitario tedesco orientale, che su quello per esempio non esistono tantissimi studi, cioè esistono degli studi molto tedeschi sull'impianto dell'apparato di intelligence, ma come si relazionava con l'esterno, ecco, su questo dipende poi dai paesi con cui avevano relazioni o meno. Vado molto veloce, quindi io allargherei, cioè, l'analisi dei primi tre paragrafi del terzo capitolo, per intenderci, e limiterei quello sulle Brigate Rosse, ma questo appunto è un mio consiglio personale. Guarderei anche a delle fonti italiane, non so se lei aveva intenzione o ha già fatto ricerca su fonti, per esempio del Partito Comunista, o comunque si è concentrato anche su archivi italiani. Io avrei due questioni di metodo, così vado subito al punto, e una domanda legata anche alla periodizzazione. Allora, la prima questione di metodo è dal punto di vista metodologico. Mi chiedo come intende lei affrontare l'analisi, lei scrive, del prodotto finito del ciclo di intelligence che servì alla dirigenza, ok? E quindi come vuole approcciare questo snodo che è così delicato? Volevo capire, insomma, lei lo spiega a un certo punto, ma se magari ce lo può spiegare anche in questa sede, perché è un punto molto importante capire come analizzare quelle informazioni che poi la dirigenza prende per vere o comunque prende per veritiere. E poi
Questa lei come la intende? Dove la possiamo inserire questa storia? All'interno di una storia delle percezioni, una storia comparata, una storia transnazionale? Perché in realtà lei tratta molti aspetti da vari punti di vista, a mio avviso, insomma, da quel paper che ho potuto leggere. E perché tra i diversi aspetti lei a volte cambia la visuale, no? Cambia la prospettiva, e quindi volevo anche chiederle se può chiarirci brevemente questo passaggio metodologico. E come ultimo aspetto, torno su un tema che è emerso in questo panel, lei sceglie la periodizzazione classica 70-89. Però la periodizzazione fa riferimento a entrambi i paesi, perché poi all'interno dell'indice c'è un 69-89 riferito all'Italia, e quindi ecco come pensava di giustificare, diciamo così, perché c'è il problema della comparazione e del rapporto tra le due periodizzazioni, quindi se lei ci può dire qualcosa su questo. E l'ultima, appunto, è se ci sono, cioè se lei ha indagato, oltre che i rapporti sul piano politico, quindi SED e sinistra del PC, se ha trovato altre carte rispetto ai rapporti, per esempio, proprio anche militari, se ci fossero stati, non lo so, insomma, io glielo chiedo visto che ci ha speso gli ultimi 3 anni della sua vita. E reputo sia una ricerca originale e valida, per cui le faccio molti auguri. Le consiglio vivamente poi in futuro di circoscrivere i temi e concentrarsi su quegli aspetti che a mio avviso sono quelli che le ho detto, poi naturalmente possiamo essere di avviso diverso. Grazie, mi fermo qui. Grazie a lei, professoressa. Allora, guarda. Benissimo, grazie. Grazie ai commenti puntuali e anche, devo dire, molto utili per... in generale per altre tesi, in particolare mi riferisco a questo aspetto del circoscrivere il perimetro dei lavori e cercare di rispondere anche metodologicamente. Vediamo se ci sono, intanto lei, Bruni, ha notato tutto, riflette, perché sono svari punti, insomma, immagino, e vediamo se ci sono altri interventi prima di darle la parola. È vero che siamo un po' andati al di là con i tempi, ma penso che sia stato comunque un pomeriggio interessante. Vediamo se ci sono altri interventi, altrimenti le darei la parola. Vediamo ancora un minuto se c'è qualcuno che, o qualcuna che coraggiosamente... No, prego, allora, sta a lei replicare e intervenire lì dove crede, ovviamente, alle questioni che ha sollevato la discussa. Anch'io mi permetto di aggiungere una questione che forse nell'ultimo tema sollevato è già emerso, vale a dire che rapporto ci può essere con alcuni temi della storia italiana, no? Sia in riferimento agli archivi e sia in riferimento, diciamo, direi più generale alle questioni storiografiche a cui lei ha fatto riferimento nella prima parte della sua presentazione. Prego. Allora, comincio a rispondere sulla questione, intanto vado per temi, diciamo, più piccoli. Allora, cominciamo con la questione periodizzazione. La scelta della periodizzazione, diciamo, 70-89 o 69-89 è di natura, almeno inizialmente, è stata di natura prettamente tecnica. Vale a dire, quando ci confrontiamo con la documentazione di SIRA, vale a dire il database elettronico dello spionaggio estero, noi ci troviamo nella situazione in cui la digitalizzazione dell'informazione per la DDR è cominciata soltanto alla metà degli anni 60, e quindi si stava introducendo proprio in quegli anni un sistema di salvataggio e di registrazione delle informazioni digitalizzato e non più soltanto su copie cartacee. Sapendo che praticamente pressoché tutto quello che faceva riferimento al Dipartimento per lo Spionaggio Estero è andato distrutto, ho dovuto necessariamente scegliere una periodizzazione basandomi sulla disponibilità di fonti, nel senso che la roba cartacea non esiste più. Quindi mi sono trovato in una situazione in cui avevo soltanto questo grosso database elettronico con all'interno una serie di dati, di linee di dati che andavano poi lette, interpretate e messe insieme, insomma, messe in relazione. Allo stesso tempo è una periodizzazione che è risultata conveniente, perché comunque coincide con tutta una serie di rivolgimenti, ma di evoluzioni tanto politiche quanto anche
economiche, se vogliamo, che hanno un impatto sia sul suolo europeo che poi nel corso degli anni 70 a livello mondiale. Di conseguenza abbiamo le crisi petrolifere del 73 e del 79, per cui non abbiamo notizia nella documentazione, o quasi, comunque il blocco sovietico non viene veramente colpito, ma poi nel corso del decennio sì. Allora come reagiscono i loro partner? E noi sappiamo che per gli anni 70 si può andare a cercare appunto si può ravvisare questa tendenza comune a tutti i paesi del blocco orientale di svincolarsi gradualmente da un'Unione Sovietica che non aveva più la forza economica, perché consumata dalla lotta agli armamenti e dalla follia, diciamo, per così dire, nucleare, di non poteva più sostenere il proprio impero, se vogliamo ancora chiamarlo impero, perché poi di fatto non possiamo parlare veramente di un dominio imperiale per l'Unione Sovietica degli anni, insomma, per il patto di Varsavia degli anni 70, perché è oltretutto un periodo, questo, dei primi anni 70, in cui proprio in relazione e come risposta all'implementazione della politica economica comune europea e le questioni e le limitazioni in materia di export, è proprio il momento in cui all'interno del Comecon si assiste ad una pressione dal basso, ricostruita appunto da altri storici economici e anche per quanto riguarda il transfer di tecnologia, che costringe lentamente, che porta alla fine la dirigenza sovietica ad accettare le condizioni, o comunque ad accogliere molte delle condizioni poste dai propri alleati. E quindi qui tutto questo processo si poteva vedere confermato sia da una parte che dall'altra, ovvero cosa succede nella DDR, cosa succede a livello del Comecon, quello che succede a livello del Comecon è visibile anche per quanto riguarda gli sviluppi nella DDR. Per questo appunto la scelta della periodizzazione è stata questa molto, molto, insomma, molto pratica, legata proprio alla disponibilità di fonti, che poi per fortuna, tra virgolette, ha coinciso anche con un momento pregno di cambiamenti sia sul suolo europeo che a livello mondiale. Di conseguenza è stato poi più facile andare ad inserire, insomma, tutta una serie di processi. E questo per quanto riguarda adesso molto rapidamente la periodizzazione. Riguardo alla domanda, ovvero dov'è che andiamo ad inserire questo progetto, il prodotto finale del mio lavoro, ritengo che la documentazione di intelligence, la documentazione del servizio segreto, sia in qualche modo, dia in qualche modo notizia e indizio di come il blocco sovietico andava poi percependo un processo di integrazione europea che stava accelerando in maniera esponenziale, perché nel corso degli anni 70 l'est comunista inizia a fare pressione affinché si guardi ad ovest, affinché non vengano interrotti tutta una serie di contatti economici e politici che, anche se non erano caratterizzati dall'ufficialità per il caso DDR, però esistevano, e che con la nuova implementazione delle politiche comuni europee si rischiava di perdere anche quei pochi fragili legami che un paese come la DDR, che non aveva la tradizione di transfer tecnologico e di rapporti economici che aveva l'Ungheria, ad esempio, che aveva la Bulgaria con l'Europa, cercava lentamente di guadagnarsi, perché appunto siamo in un contesto in cui questi sono un po' la Cenerentola del blocco sovietico per quanto riguarda il riconoscimento internazionale, perché sono gli ultimi ad essere nati e quelli che per un modo o nell'altro non riescono ad ottenere nulla a livello politico di quello che gli servirebbe per presentarsi come vorrebbero, vale a dire come una potenza, una media potenza europea. E questo appunto, secondo me, il documento del servizio segreto aiuta anche a capire questo processo e cose come, in un certo qual senso, la dirigenza politica e perché la dirigenza politica abbia deciso di rapportarsi in un certo modo o si sia rapportata poi in un certo modo in contesti ufficiali. Cioè, quando si parla di contrattazioni, quando si va a vedere quali sono stati i risultati degli incontri tra Honecker e Craxi all'inizio degli anni 80, andiamo a vedere che effettivamente tutto quello che è stato costruito dal servizio segreto e messo, insomma, in fila per dare un'idea di quella che poteva essere l'impostazione politica dei governi italiani è poi arrivato sul tavolo della dirigenza politica. La dirigenza politica l'ha preso per buono, nel senso, è stata, ritroviamo veramente spesso e volentieri una coincidenza anche di vocabolario e di espressioni in quello che Honecker dice a Craxi e in quello che si ritrova invece nella documentazione prodotta dall'HVA e consegnata 3 giorni prima dell'incontro con Craxi proprio alla Commissione Centrale della SED. Quindi ci sono delle coincidenze. Ora è chiaro, noi siamo sempre e comunque qui a parlare di quel che resta, perché effettivamente questi archivi dicono tanto e non dicono nulla.
perché l'idea di dover raccogliere e sapere tutto genera una confusione tremenda e un aumento esponenziale di quelle che sono poi di quella che è l'informazione. Ora, andare a capire come questa informazione veniva effettivamente utilizzata, compresa e poi impacchettata e presentata alla dirigenza politica è un processo molto lungo che richiederebbe, come diceva la professoressa Di Fabio, appunto che ci si concentrasse solo ed esclusivamente su quell'aspetto per un'intera tesi. E l'idea della mia tesi in questo momento era proprio quella di prendere alcuni aspetti, quello sulle Brigate Rosse, con cui appunto anche con la Addis se ne è discusso perché ci conosciamo da anni, e ci siamo conosciuti proprio perché io, scrivendo la mia tesi di magistrale, frequentavo quell'archivio dove facevo una ricerca sulle Brigate Rosse e la Stasi. Quindi anche quello è stato un paragrafo un po' corollario dove si è voluto inserire un qualcosa che erano i frutti di una ricerca già condotta e che era stata poi, insomma, migliorata con delle lenti, per così dire, interpretative un po' più raffinate, se vogliamo dire, affinate nel tempo. Poi, per quanto riguarda la questione dello spionaggio tecnico-scientifico, sempre la dottoressa Di Fabio, sì, le comunico che nel giro dei pochi, insomma, ormai è pronto, ma penso che nel giro dei prossimi mesi dovrebbe appunto uscire su una rivista di storia contemporanea un articolo proprio dedicato a questo aspetto, vale a dire lo spionaggio tecnico-scientifico, il transfer illegale di tecnologia tra i due lati della cortina di ferro, sull'esempio italo-tedesco orientale, che era inizialmente il tema della tesi e che poi è diventato un semplice articolo perché sarebbe stato tendenzialmente troppo poco per un'intera tesi di dottorato. Poi, per quanto riguarda invece la questione delle carte italiane, anche quella è fondamentale e andrebbe estesa sicuramente, solo che conosciamo i problemi della ricerca in Italia. Da una parte io mi sono ritrovato con un archivio che è stato semplice scavare, perché la documentazione era tutta lì e me la mettevano a disposizione. Si è scelto di analizzare quelle tonnellate di carta piuttosto che concentrarsi su archivi italiani, che possono comunque essere una parte fondamentale di una ricerca che è potenzialmente estendibile all'infinito. E con questo spero di aver chiarito tutti i dubbi. Credo. Sì, direi che... Non so se è chiarito tutto, però sicuramente contribuito a riprendere una discussione anche al di là della sua tesi. Non so se Laura Di Fabio vuoi aggiungere qualcosa prima di salutarci, prego. No, ma proprio brevemente, Bruni ha messo in evidenza un aspetto che da un punto di vista storiografico, cioè è trattato, ma ha dei limiti ad essere trattato, soprattutto in Italia, perché studiare l'intelligence da sempre è un grosso problema legato anche alle fonti. Quindi almeno la Germania ha questo bagaglio, sia per la parte della storia della Repubblica Federale Tedesca che con il Bundesnachri, con insomma i servizi segreti militari tedeschi che hanno il loro archivio, e sia dalla parte della DDR, per quanto distrutto, hanno le carte. In Italia no, o comunque è rimasto veramente ben poco, c'è cioè qualcosa sugli uffici affari riservati, ma insomma si può dire lo stesso. E quindi riuscire a ricostruire quella storia, cioè l'influenza che hanno i servizi anche poi nelle decisioni della dirigenza politica e nella politica, perché poi sono monitoraggi che avvengono prima di incontri e relazioni, nella costruzione di relazioni diplomatiche. Ecco, l'analisi del militare poi come ricade all'interno di una storia politica è un tema, insomma si fa sempre o storia militare o storia politica, o cioè non c'è, come dire, un'integrazione, almeno in alcuni studi naturalmente sì, però ecco è un esercizio che dovrebbe essere forse più più portato avanti, insomma, dagli storici, anche se è un esercizio faticoso, me ne rendo conto, non è, poi deve piacere, insomma, ecco. Per cui il fatto che si mettano in evidenza questi aspetti, per esempio appunto l'incontro Craxi-Honecker, e quindi come i servizi influiscono su quel tipo di incontri, è un aspetto molto interessante. Quindi la ringrazio per aver esplicitato con un esempio, ecco, con un caso, quello che volevo dire. E poi, per ultimo, è vero che le carte non dicono nulla, ma pure quando non dicono nulla dicono molto, soprattutto quelle dei servizi, perché i servizi sono segreti e quindi tendono a omettere più che a dire. È vero che sono le carte interne,
però bisogna entrare in quella logica, e se si entra in quella logica spesso omettono moltissimi aspetti ed eventi che dovrebbero invece loro mettere all'interno delle loro missive, non le mettono, e quindi già il fatto che non le mettano, magari è successo un caso eclatante due giorni prima e non viene trasmesso magari insomma a Mosca oppure nei centri di potere, e questo già dà l'idea di cosa si vuol dire e cosa no. Quindi l'analisi della selezione delle informazioni, quindi l'analisi dell'informazione, e anche su questo bisogna fare uno studio un po' più attento, e mi sembra che lei sia sulla buona strada, per cui spero di leggere poi presto la sua tesi di dottorato, e le faccio molti auguri e restiamo in contatto, se vuole ci sentiamo e ne parliamo presto anche in altra sede, visto che ci siamo oggi dilungati con i tempi. Non continuo, non vado avanti oltre. Grazie. Grazie, grazie Laura, grazie. Io mi unisco appunto a questo augurio finale doppio, rimanere in contatto, chissà, magari speriamo di rivederci in occasioni anche in presenza, come si dice, e soprattutto farei un po' alla fine di questa, di questo pomeriggio, che è il terzo dei pomeriggi delle nostre storie in corso, gli auguri ai nostri dottorandi. Ringrazio chi ha partecipato, chi è stato connesso, chi ha seguito anche i problemi di costruzione del tempo, e do la parola volentieri a Gia Caglioti, la nostra presidente. Prego Gia. Grazie Umberto, veramente non vi voglio rubare molto tempo, ma insomma vorrei ringraziare tutti quanti, ecco, ringraziare Carmine Pinto, Mariangela Palmieri, Silvia Sonetti innanzitutto per questa organizzazione, per l'organizzazione impeccabile, il comitato scientifico tutto che ha lavorato alla selezione dei paper, che poi ha seguito con attenzione, scambiando diciamo i ruoli, no? Ciascuno si è assunto diciamo il ruolo di condurre o di discutere i paper presentati in questi giorni. Ringrazio soprattutto i dottorandi. So che in presenza avremmo avuto diciamo tante altre occasioni per discutere nei corridoi, a cena, a pranzo, e questo ahimè non è successo, e però penso che comunque insomma abbiamo sentito delle bellissime ricerche, abbiamo sentito soprattutto ricerche diverse, varie, che danno conto diciamo di una grandissima vitalità secondo me dei dottorati italiani, della storiografia contemporaneistica italiana. C'è stato appunto un dibattito, penso che tutti quanti abbiano diciamo imparato delle cose in questi giorni, io in queste tre sessioni io ne ho imparate parecchie, e quindi vi ringrazio di questo, spero ci sia presto diciamo l'occasione di conoscerci. Vi ricordo che c'è Cantieri quest'anno, che speriamo, veramente speriamo ardentemente di fare in presenza, si farà a Cagliari, la call for papers è aperta, resta aperta, adesso non mi ricordo, fino alla fine di febbraio, forse metà di marzo, e quindi siete anche tutti quanti invitati diciamo, no, a immaginarvi diciamo dei panel per Cantieri. C'è la call aperta dei seminari Cisco, quindi di nuove occasioni, come dire, di incontro, che speriamo si possano ottenere in presenza, speriamo che questi vaccini arrivino e che ci salvino e ci riportino diciamo alla normalità. E grazie veramente ancora a tutti, e tantissimi auguri soprattutto ai dottorandi per il prosieguo del loro lavoro, per quelli che l'hanno da poco iniziato, e per la conclusione per quelli che sono arrivati alla fine, e grazie a tutti quelli che hanno seguito diciamo queste tre giornate con interesse. A presto, e speriamo in altre future interessanti occasioni della società. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie Mariangela, Silvia, grazie. Grazie, grazie. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci.